Allora, buonasera a tutti, al fratello di sangue della Cree, buonasera Gioda, buonasera, ammazza quanta gente. Pienone. Capo, ma solito, sappiamo, sempre, insomma qua, insomma c'è di tutto. Intanto però tiriamo dentro anche gli altri, perché sennò mi dicono sì, noi non ci consideri, e no, ci mancherebbe altro. Signori, il profeta, colui che profetizza, sa prima le cose che succedano, Eddie Kay. Buonasera, buonasera a tutti. Tutto A posto, Eddie? a posto, grazie. Voi come state? Bene, bene, vedo Tutto maglietta. bene. Siamo Maglietta. pronti per le profezie della Rumble, insomma, dai. Lì ci vogliono le tue profezie, perché quelle sono importanti. E poi ci tiriamo dentro anche il ragazzino, quello più giovane. Io un po' che non faccio live con lui, quindi sono particolarmente contento di rintrodurvi Stefano Boero. Ciao ragazzi, grazie Fabio dell'introduzione. Spero stiate tutti bene. Siamo pronti, sono pronto per parlare di Raw XXX, del 30° anniversario di Raw. Tutti Non bene, tutti pensate bene. male. E non c'era Vin Diesel. Eh già, vediamo un po'. Allora, qua la mamma dice: Eddie mi prenderà a soggetto tra 3, 2, 1. Bene. Insomma, c'è, sì, vedi, anche ci sono anche le fan di Stefano. C'è proprio di tutto. No, grazie. Faccio breccia nel pubblico. Grazie, Ale, per il quartetto. Vi anticipo che arriverà anche il quinto, ci raggiungerà il vero padrone, il vero proprietario, il vero padrone di casa, buon Adriano, più tardi, ma noi ci portiamo avanti e cominciamo un po' a raccontarcela. Perché questa puntata di Raw, insomma, era... Io personalmente avevo molto hype, prima insomma, fino a lunedì, ero molto, molto curioso. Credevo che... Cioè, ho anche avuto l'impressione che abbiano costruito comunque bene le cose per invogliare la gente a seguire, e a mio modo di vedere il risultato è stato positivo, assolutamente. Ma prima di dirvi la mia, voglio un vostro punto di vista, un po' in generale sulla puntata, sul ritmo, ecco, su quello che abbiamo visto. Se partiamo da Cree e poi andiamo a Eddie e Stefano, tanto mando i saluti, sotto. Sì, allora, bella puntata. Io diciamo che ho avuto fasi calanti e crescenti di hype in merito all'evento, perché un po' ce l'avevo, un po' no, ho oscillato un po', ecco. Poi, più che altro perché forse mi ero figurata già come poteva essere il programma, sai, visto che si parlava della questione degli anziani, della bloodline, tutte queste cose qua. E quando ho saputo che il programma era cambiato, diciamo che un po' mi è calata, però cioè, show fantastico. Non mi sono piaciute un paio di cose, ma proprio solo un paio, però per il resto bello, bello, bello. Bene, Eddie. Ma sì, diciamo che in generale mi è piaciuta come puntata, soprattutto diciamo la prima parte, molto bella, la parte no, quella della Bloodline, insomma è stata divertente insomma, il processo a Sami Zayn. Poi vabbè, alcune cose magari non mi sono tanto piaciute, poi vabbè, magari approfondiremo in seguito, però dai, tutto sommato, puntata che viene promosso, dai. Tanto arrivo subito a Stefano, da te salutiamo Ciao anche Gianni. Gian, altro personaggio di dubbio gusto, però che abbiamo presente fa piacere, altro maestro insomma, nel presentare le puntate. Dici Ste, dici la tua. Puntata che a me è piaciuta molto, nulla di non epocale, perché comunque alla fine di cose importanti ne sono accadute, ma nulla magari che resterà nella storia per sempre. La cosa che mi è piaciuta di più della puntata, oltre alla prima ora che è stata favolosa, dominata dal processo al povero Sami Zayn, è stato l'uso delle leggende, perché le altre volte le leggende venivano, facevano il loro greatest hits, trito e ritrito, e non portava nulla ed era noioso. Questa volta le leggende sono venute, hanno interagito con i membri del roster attuale e li hanno mandati over. Quello è stato molto positivo. L'unica pecca che posso trovare in questo show è, secondo me, la gestione un po' delle donne, perché è stata un po' molto confusionaria.
e sinceramente, al posto di, per esempio, vedere l'ennesima partita poker, avrei magari fatto apparire, che ne so, una lita, una Trish per promuovere comunque le due faide femminili. Anzi, la faida femminile principale, che è Bianca contro Alexa, perché sinceramente Charlotte contro Sonia lasciamo perdere. Frega, frega a pochi. Sì, io mi accodo abbastanza a voi. Devo dire che sono partito a manetta, nel senso che dopo la prima ora ero entusiasta, poi un po' calata. Purtroppo questo è un po', secondo me, un po' il trend in generale di Raw, nel senso che purtroppo la lunghezza, lo diciamo spesso, ci porta sempre ad avere poi una parte di stanca, che è difficile da riempire. Secondo me sono stati bravi con un po' di segmenti al limite del comedy a rendere gradevole anche quella seconda parte. Io di fatto sono d'accordo con te, cioè boccio un po' la gestione del femminile in generale, sia per quanto riguarda l'aspetto Steel Cage, che poi ne parleremo, ma anche un po' proprio sì per la presenza. Ecco, le quote rosa sono state un po' dimenticate, questo è l'aspetto su cui poi magari avremo Sì, è anche anche la cosa che non è piaciuta a me, questo sì, la gestione femminile, diciamo, in generale. Direi nell'insieme una puntata molto scorrevole. Direi anche molto divertente, dove però alla fine il grosso degli sviluppi in vista Rumble si possono raggruppare in qualche momento, no? Nella prima ora sicuramente, poi ancora qualcosina dopo, però forse c'è stato più che costruzione e celebrazione, no? Che poi forse era proprio anche l'obiettivo, se poi vogliamo proprio essere, no? Diciamo un po' pignoletti. Vediamo un po' qualche commento anche di voi, che siete tanti. Quindi, aspettavo Vince McMahon, Stone Cold, Kane ed Edge. Allora, su Vince McMahon io no, Me perché, e meno male. ma anche no, per carità, dal punto di vista logico forse se avrebbe avuto anche senso, perché alla fine ha creato, Sì. però tutta la situazione che c'è dietro, no, un po' ai problemi di Vince probabilmente non, hanno consigliato di non farlo apparire. Stone Cold forse sì, anch'io avrei pensato Stone Cold Edge, me li sarei potuti immaginare, anch'io mi viene da pensare che si vogliono giocare qualcosa alla Rumble, cioè Edge, perché Sì, no? probabilmente Edge la Rumble torna. Su Kane non saprei, perché adesso col fatto che è diventato, insomma, che è molto impegnato nella politica, insomma, poi se esistì, sottolineo un momento che anche a me è piaciuto, mi ha fatto molto sorridere, ma molto divertito. La comparsata di Angle, vediamo un po', mancavano un po' di nomi storici, sì, in effetti sono quelli che ci siamo un po' annunciati, la Però mamma anche di detto che comunque, nonostante 3 ore, non riesci a mettere tutti i nomi importanti della storia di Raw. Io qua Boys and Gamer dice una cosa interessante, io pensavo addirittura mi ero un po' illuso che potessero far parlare anche Jericho, perché non so se avete notato che è comparso in molti video, Sì. perché comunque giustamente è stata una delle facce cardine per tanti anni a Roma. Papà direi, insomma, sì. Ci sono stati momenti comunque interessanti. Chris dice quello che noi diciamo effettivamente spesso, insomma. Sì, 2 ore e 10, però comunque non sono facili da riempire, perché poi. Specie quando non hai un titolo massimo. Sì, perché poi torniamo lì. Sempre, no? Come dei vecchi rimbambiti che ripetono sempre le stesse cose, ma d'altra parte due lo siamo, gli altri due no, però. Allora, ti sembra caso? Vabbè, dobbiamo essere onesti insomma, col nostro pubblico. Beh, Io io comunque qualche capello bianco ce l'ho già, quindi mi unisco al team vecchio. ma sì, ma. Taci. Io ne faccio 40 tra un po', quindi tra qualche mese. Va bene, io direi che a questo punto, insomma, possiamo entrare un po' nel dettaglio. Fratello di sangue, la prende. Siamo tutti più vecchi di Raw, io sì, la crie. Ah, ai noi anche, forse Eddie anche, Sì, di anche io poco, no. invece il nostro Sono Eddie. nato nel bel mezzo dell'attitudine era. Il nostro Stefanino no. E beh, d'altra parte, Chris ci dice che anche lui è di poco, quindi abbiamo scoperto anche l'età di Chris. Bene, direi di partire col primo, insomma, con anche quella che, non so se siete d'accordo, ma è la cosa più interessante, quella su cui forse conviene anche spendere un po' più
parole, perché alla fine, ragazzi, l'inizio dello show, io vi dico la mia, vabbè, tanto lo sappiamo praticamente tutti, tanto arriva Il padrone di casa. padrone di casa. Buonasera, buonasera a tutti. Come andiamo? Tutti Ciao bene? Adri. Ciao, Ciao ciao. Adri. Ciao, buonasera ragazzi e ragazze. come stiamo? Tutti Va bene, bene? tutto bene. Vi stavo Tutto. seguendo un po', diciamo, stavo di cammino e vi stavo guardando per iniziare. Letteralmente mi sono cambiato in 5 minuti per entrare in onda. Quando hai annunciato Stefano come il più giovane, pensavo ti riferissi a me, poi ci sono rimasto male. Sei un coetaneo di Alcogan, praticamente. Sì, praticamente. Infatti anche io faccio un ingresso di però a me il microfono funziona, almeno per il momento. Vero, vero, vero. Bene, ci vuoi dire anche tu un po' cosa ne pensi della puntata in generale, già che ti sei infilato giusto in tempo? Guarda, puntata buona, un'ottima prima ora, secondo me. Poi, secondo me, il cage match ha un po' ammazzato la puntata, secondo me. Il pubblico praticamente si è ammutolito dopo, per il fatto appunto di non aver ricevuto il match che si aspettavano. E poi la puntata un po' hanno provato un po' a rimetterla in piedi con la DX, e poi alla fine, però, per esempio, anche con l'arrivo di Brock Lesnar, poi in realtà il pubblico non ha avuto quella, ha avuto sì la reazione, però in realtà diciamo non c'è stata proprio quella reazione. Secondo me, Era buona abbastanza prima. telefonato, Lesnar. Esatto, anche perché la gente Sì. appunto se lo aspettava. Ripeto, secondo me il cage match non fatto ha praticamente ammazzato la puntata, dopo un bel inizio, fino diciamo al segmento con Undertaker e Wyatt, poi diciamo praticamente poi si è ammazzata. Diceva, credo Stefano, che c'è stato un buon uso, a mio avviso, delle leggende, credo che fosse Stefano a dirlo. Hanno fatto bene, mi è piaciuta sicuramente l'interazione di Undertaker. Praticamente non hanno costruito niente della Royal Rumble, però in realtà la Royal Rumble più o meno è già costruita, quindi niente, puntata buona, niente di eccezionale. Secondo me potevano fare qualcosa di meglio. Concordo sulla questione, diciamo, femminile, vabbè, poi ne entreremo magari un po' più nel dettaglio tra poco. Sì. Sì, più o meno effettivamente quello che poi ci siamo un po' detti noi, no? Cioè siamo partiti a razzo e poi dopo la prima ora di show c'è Sì, stato un... diciamo, l'unica cosa, scusa se ti interrompo, è che secondo me il segmento, per quanto buonissimo, tutti hanno fatto un ottimo lavoro, secondo me è andato troppo per le lunghe il segmento della Bloodline, E cioè infatti era... il motivo per cui il cage match è saltato. Ah, no, 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 non ho avuto modo di leggere notizie, diciamo, perché ero al lavoro, ho visto solo la puntata stamattina e poi, diciamo, mi sono fiondato al lavoro, però è andato troppo per le lunghe, cioè se è quello danneggiato, a parte poi i segmenti del poker, insomma. Ma io vado, su questo vado un po' controcorrente, nel senso che io forse più che ridurre il segmento iniziale, che a me è passato molto bene, secondo me ha raccontato tante cose, cioè dal punto di vista anche dello storytelling è stato importante, quindi non l'avrei modificato. Avrei forse tolto, tagliato qualcosa dopo, cioè il match tra Sonia e Bianca, ma anche un po' di segmenti extra ring forse si potevano ridurre. Cioè, certamente concordo sul fatto che quello è stato un po' una chiave di volta negativa dello show, questo sicuramente. Non sapevo fosse saltato, ma ce lo confermi, Ste, che è saltato Sì, ho perché... letto stamattina che Sì, dicevano confermo che anch'io. PW Insider ha riportato che il processo di Sami Zayn è andato leggermente un po' troppo lungo e questo ha fatto sì che lo Steel Cage Match accadesse in quel modo.
cioè non accadesse, però accadesse con l'attacco. Sì, quello è un peccato, in effetti. Cioè, se effettivamente per quello potevano forse studiare non lo so, una modifica in corsa. È vero che non è semplice, però ha stroncato un po' la puntata alla metà, no? Arrivati lì. E però, stavamo dicendo, Adri, poi non so, vado avanti io se vuoi prendere tu uguale, la No, conversazione. vai tranquillo, Fabio, dai. Stavamo, te la godi, ti rilassi. Cosa? Dico, ti rilassi, stare manco a condurre. No, Allora. vai, se ti lascio oggi, ti lascio le retini. Allora, diciamo, parlavamo proprio iniziavamo a parlare forse del momento che però è stato quello più importante, anche a mio modo di vedere, più riuscito dell'intera puntata, nel senso che è iniziata con Hulk Hogan che non riusciva a utilizzare il microfono, e questo lo siamo scelta anche condivisibile, secondo me, quella di fare aprire lo show, una celebrazione, insomma, più meglio di Hogan può far celebrare, no? Poi diciamo che la cosa che forse tutto quello che è successo dopo, a mio modo di vedere, è stato davvero, davvero fatto bene. Penso che c'è stato questo processo. A Sami Zayn, processo perché? Perché insomma i dubbi e tentennamenti da parte del Tribal Chief sulla fedeltà di Zayn sono sempre maggiori. Allora, insomma, Paul Heyman, da buon avvocato qual è, ha mostrato le varie prove che, insomma, che lasciano intendere che Sami sia di fatto d'accordo con Kevin Owens, suo vecchio amico, per diciamo smembrare la Bloodline dall'interno. Qui c'è stata secondo me la cosa più bella in assoluto, poi vi lascio a voi, cioè è stato quando di fatto Roman Reigns ha preso dalle immagini viste sul Titantron, ha ordinato a Solo in maniera molto drammatica di agire e di colpire Sami Zayn. E lì io ho fatto letteralmente un salto sul divano quando ho visto Jay intervenire, bloccarlo e difendere così a spada tratta Sami, mostrando invece quelle che sono le prove difensive. Ho trovato molto toccante questo momento. Io qua mi sono un po' sentito, se vogliamo, anche un po' scemo, però raramente mi è capitato ultimamente di farmi coinvolgere così tanto da un segmento. Ho apprezzato questa situazione dove appunto poi c'è stata la difesa. Di fatto, almeno per il momento, queste le parole del Tribal Chief, Sami Zayn resta nella Bloodline, ma saranno decisive, diciamo, i prossimi avvenimenti. Nello specifico, già durante la serata il Tribal Chief vuole vedere qualcosa che gli giustifichi il fatto che lui è giustamente membro della Bloodline e poi non lo vuole più vedere fino alla Royal Rumble, dove veramente ci sarà un test. Questo più o meno quello che è successo. Io vi ho detto appunto la mia enfasi. Io sono rimasto davvero molto, molto, molto felice di come è stato gestito il tutto, ma voglio sentire appunto la vostra opinione. Adesso la cripto un attimo scollegata. Partiamo da Eddie, e poi Adri e Stefano. Ma allora, il segmento è stato sicuramente molto bello, la cosa più forse migliore della puntata. E anch'io, diciamo, ero curioso di vedere se alla fine lo avrebbero, tra virgolette, perdonato oppure lo avrebbero alla fine allontanato dalla Bloodline. Per ora siamo rimasti con lui che appunto è ancora dentro la Bloodline, però con un grosso punto, no, interrogativo, perché comunque Roman si vede che ormai, tra virgolette, non si fida più, e quindi ci sarà appunto questa ennesima prova che dovrà affrontare Sami Zayn alla Rumble. Non sappiamo ancora cosa dovrà fare, però comunque magari, non so, Roman vuole che Zayn vinca la Rumble e poi rinunci a sfidarlo, no? A WrestleMania, oppure che lo aiuti a vincere contro Kevin Owens, chi lo sa. Però comunque sì, in questo momento Zayn, diciamo che è sicuramente il membro, no, più over della Bloodline, e non sarebbe male vedere fare un upset e vincere alla Rumble, anche se resta un po' più una speranza che un pronostico. Però è davvero interessante, ecco, vedere da qui a WrestleMania come si evolverà la sua situazione all'interno della Bloodline. Adri?
Ah, vabbè, premesso diciamo la cosa che ho detto prima, che secondo me è andato forse un po' troppo lungo rispetto, però effettivamente diciamo questo segmento conferma e rafforza diciamo il mio statement, come si dice, la mia dichiarazione sul fatto che questa è probabilmente dai tempi di Daniel Bryan la miglior storyline che la WWE ha creato, sì, senza dubbio. Diciamo, questa è una migliore dimostrazione. Mi è piaciuta molto la continuity, mi è piaciuto il fatto che sia stato Jay a fermare solo Sikoa, che crea un po', visto che diciamo il passato aveva visto appunto Jay essere il nemico numero uno di Sami Zayn nella Bloodline. C'è molta curiosità sul tema. Leggevo prima uno dei commenti, diceva mi piace che Roman Reigns cambia idea ogni 10 minuti. In realtà lui diciamo fa il capo mafia bene, diciamo magnanimo se vogliamo, quindi ci sta insomma che voglia dare un'ultima possibilità a Sami Zayn, e c'è curiosità ovviamente per vedere quale sarà questo test al quale diciamo si riferiva appunto Roman Reigns in vista di sabato, e soprattutto se venerdì effettivamente Sami Zayn starà lontano, se farà qualcosa a SmackDown venerdì, perché Roman Reigns è stato chiaro, non lo voglio vedere fino a sabato, quindi, però di mezzo c'è la puntata di venerdì di SmackDown, quindi non sappiamo cosa potrebbe succedere. E c'è curiosità su questo test, vedremo se sarà dentro la Royal Rumble, se sarà durante il match con Kevin Owens, c'è molto interesse, sicuramente. Diciamo, probabilmente l'unico sviluppo interessante in vista del pay-per-view di sabato. E Stefano? Ah, bellissimo segmento, però comunque io l'ho vissuto proprio con l'ansia che accadesse l'inevitabile a Sami Zayn, e per poco non è accaduto con la quasi, tra virgolette, esecuzione del col Samoan Spike di Solo Sikoa. È stato gestito tutto molto bene. Anche mi ha fatto morire da ridere il video del processo con la musichetta da investigazione in sottofondo, è stato veramente notevole. E appunto, tocco di genio il fatto che sia stato Jay a salvare Sami Zayn. Adesso l'idea che questo famoso ultima chance per Sami Zayn sia appunto o vincere la Royal Rumble, che sarebbe veramente, come detto prima, prima che iniziasse lo show, un miracolo, oppure me la butto lì, sempre per quanto riguarda la Royal Rumble, oltre a interferire nel match contro di Owens, che mi sembra scontato, Roman Reigns, che per appunto far provare la sua lealtà a Sami Zayn, mette Sami Zayn come numero uno alla Royal Rumble e gli dice: l'ultimo test è questo. Elimina gli altri 29 e dimostra che sei dei nostri. Hai tante strade. Secondo me, appunto, oltre a Cody Rhodes, Sami Zayn sarebbe una scelta veramente molto interessante. E vedremo che accadrà sabato, perché comunque l'hype tra Sami Zayn, Cody, il possibile ritorno di The Rock o chiunque altro si potrebbe presentare, c'è tanta carne al fuoco. Sì, ora prima di passare alla linea Cree, su quello che hai detto io. Ad esempio, invece penso che questo test potrebbe essere, entra nella Rumble, stai su fino all'ultimo e cerca di far vincere uno della Bloodline, no? Anche, anche. E lui magari potrebbe invece poi alla fine farsi tentare, vincerla, diciamo, la mia speranza. Prego, Cree. Sì, no, scusatemi, ma ho un po' di problemi con l'audio, potreste ripetere? Ho dovuto togliere le cuffie perché sentivo solo gracchiare. No, dicevo, scusa, qua mi è partito un commento che chiaramente non ci interessa. E no, dicevamo, cosa ne pensi del segmento in generale e insomma, di tutta questa situazione, no? Che ormai ci tiriamo dietro da 6 mesi, come si dice, ma in maniera egregia. Ormai chiedermi cosa ne penso della situazione non lo so, perché tipo quei giochini strani, sai, tipo i puzzle, quando sembra che hai trovato il pezzo giusto per incastrarlo, succede qualcosa che cambia di nuovo un po' le carte in tavola. Allora, il segmento è stato bello, veramente bello, e mi ha portata un po'
qualche convinzione in più, diciamo, per quello che possono essere. Prima di tutto che l'astio nei confronti di Sami Zayn non parta direttamente da Roman Reigns, ma da Poleman. Non ne capisco il motivo, povero Sami, cosa gli avrà fatto di male, non lo so, però sembra che sia lui a cercare di fomentare questa situazione. È arrivata la segretaria, scusate. E sembra che sia proprio lui a volere questa cacciata. Il punto è che adesso la falda si è allargata e se salta Sami, di sicuro salta almeno Jay, se non anche Jimmy. Quindi a questo punto mi aspetto una spaccatura netta nella Bloodline. E io sono sempre stata per lo generico contro gli Usos per i titoli, però dopo quello che è successo ieri notte la vedo un po' più distante come ipotesi. E vedo un po' più vicina l'ipotesi Sami Zayn contro Roman Reigns. Io, ci sono due cose che mi hanno colpito tanto del segmento. Primo è la gestione del solo sistema. Sentito un riverbero, mica, perché io mi sento. No, mi sentite bene? No? Sì, per un attimo l'ho sentito anch'io. Anzi, lo sento, sì. Anch'io. Guardate che. Cosa? Cosa? No, sentivo un riverbero, cioè sentivo la mia Non ripetersi. credo di essere io, non so, io. E dicevo, Solo Sikoa mi ha, cioè l'utilizzo di Solo Sikoa nel racconto mi è piaciuto molto, ecco. E dimmi. No, volevo aggiungere una cosa, non so se è stata una mia impressione. Io quando ho visto il segmento, non so se siete d'accordo, cioè non so se sicuramente, probabilmente l'avete visto tutti, a me diciamo, il segmento di ieri mi ha ricordato Le Iene, il film di Tarantino. Ah, sì. Che, non so se, cioè, con Sami Zayn che fa tipo il Mr. Orange, insomma. E Jey Uso che è tipo Harvey Keitel, diciamo Mr. White, che lo salva, però che poi quando si accorgerà del tradimento lo andrà a colpire. Mi ha dato un po' questa impressione, non so, diciamo se rende un po' l'idea come, diciamo, dello svolgimento. Ripeto, mi è piaciuto molto, è una bella storyline. Sono ancora convinto che Sami Zayn non andrà per il titolo. Secondo me, diciamo, prendendo spunto da quello che dice Stefano, sarebbe tipo, per esempio, sarebbe, non lo so, interessante, però credo faccio un po' di fanta wrestling proprio a go-go, insomma, cioè far arrivare tipo i quattro della Bloodline al finale. Gli Usos e Solo Sikoa che escono dal ring e fanno vincere Sami Zayn e poi Roman che chiede a Sami Zayn di rinunciare alla o di stendersi tipo come WCW, sai, di stendersi, di prendersi il pinfall e rinunciare alla title shot. Non so, vabbè, e questo credo sia proprio fanta wrestling proprio all'ennesima potenza. Alla Rumble però non c'è il pinfall, quindi. No, dico dopo la Rumble, dopo che ha vinto, diciamo, fare un match, fare il match titolato, diciamo, Roman che dice a Sami Zayn, ok, hai vinto WrestleMania. a WrestleMania, o magari in puntata dici rinuncia alla tua title shot, facciamo il match ora, ti stendi, ti schieno, amen. Però vabbè, mi sa che è proprio fanta wrestling all'ennesima potenza, quindi. Gonna No, Jack Jarrett. A me, ripeto, il ruolo di Solo Sikoa è interessante, perché anche quando è stato detto chi vuole Sami Zayn nella Bloodline anzi dito, lui non si è mosso e anche lo sguardo di Solo Sikoa quando è uscito mi ha colpito, in più Solo affronterà Owens a SmackDown, quindi mi è tornato in mente le parole della Cree quando mi diceva però guardate che Solo Sikoa secondo me sarà centrale in tutta questa storia. In effetti un po' di messaggi in questo senso li ho diciamo, recepiti. E poi un'altra cosa è stato proprio bello il trasporto del pubblico. Cioè, a me quello che mi fa pensare che una chance davvero ce l'ha ancora, Sami Zayn, è stata la reazione del pubblico al segmento, la reazione del pubblico, il modo in cui il pubblico
si è messo dietro a Sami Zayn per spingerlo, no? Verso, insomma, per evitargli il peggio con la Bloodline. Questa è stata una cosa che mi è piaciuta molto e ho pensato che capitalizzare questo tipo di situazione sarebbe il massimo, secondo me, per la WWE nella Road to WrestleMania. Poi è chiaro che ci sono tante dinamiche, però se non altro sono riusciti, secondo me, a dare un ulteriore interesse in vista della Rumble a tutta questa vicenda. Sì, diciamo che, ripeto, poi lascio la parola agli altri, ripeto, tutto dipende da cosa fa Dwayne, secondo me è tutto lì, diciamo, se Dwayne si presenta, allora diciamo non ci sono ovviamente dubbi, però se Dwayne non può lottare, allora secondo me le percentuali sono molto molto alte. Comunque, secondo me, la butto lì, dal punto di vista dello star power, si attirerebbe molto di più Dwayne, cioè The Rock contro Roman, però come reazione del pubblico, magari dirò una cosa forte, ma interesserebbe di più Sami contro Roman. Potrebbe anche rischiare, è vero che The Rock è stramato, però io ho anche pensato che se dovesse essere, diciamo, propinato con forza, potrebbe anche creare una sorta di reazione negativa come quella che ci fu quando Alla c'era. Rumble 2015. Esatto. Quindi è anche una cosa un po' delicata. Chris ci dice che ha votato The Rock come vincitore. E che i due ideali sono The Rock e Sami Zayn. Ma The Rock forse per il discorso della famiglia, però io con i titoli di mezzo non eviterei. Sì, oppure fa una, c'è sempre l'ipotesi che fa due main event diversi, Roman Reigns. Sì, c'è anche questa ipotesi di cui peraltro si parla già da un po'. Cri, tu cosa mi dici di Solo Sikoa? Sai, insomma, è un po' che lo dici, sei una di quelle che solo l'ha sempre portato dicendo, guardate, addirittura l'ultima volta hai detto che potrebbe vincere la Rambo, non sbaglio. Cri, mi senti? Scusa, sto continuando ad avere problemi. Mi sa che provo a spegnere il computer e rientrare, scusatemi. Yes, forse siamo troppi. Grazie. E vabbè, comunque insomma. Vorrei ricollegarmi un attimo, scusa se ti interrompo Fabio, il commento di Zenitsu che dice che The Rock in questo momento è mal visto e che è meglio se sta fuori dai riflettori. Vero in parte, perché il wrestling si sa, il pubblico del wrestling normalmente si diverte. Quante volte abbiamo visto Vince McMahon, diciamo, subito dopo che uscì lo scandalo di Vince McMahon e apparì a SmackDown, e il pubblico l'ha accolto con una ovazione. Secondo me al pubblico di wrestling non gli frega sostanzialmente niente di The Rock e del DC Universe, quindi non credo Poi quello non è ci proprio uno sarebbero problemi. scandalo, quello non è proprio uno scandalo. Esatto, diciamo, non è esattamente, è semplicemente lui che è uscito dalla DC Universe in mala maniera sicuramente, però non, secondo me non intacca il suo status per quel che riguarda il Assolutamente. wrestling. Infatti anche Chris dice, ma perché cosa ha fatto? Perché poi effettivamente sì, non è uno scandalo che c'è di mezzo, ma semplicemente magari un risultato non particolarmente, che poi però come ascolti, come incassi, credo che abbia fatto comunque bene, o sbaglio, Black Adam? Sì, però non ha Insomma. compensato il budget di produzione. Sì, diciamo che non hanno pareggiato, nemmeno pareggiato i costi, non si sono nemmeno avvicinati a pareggiare i costi, insomma. Tra l'altro qui intervengo giusto per dire a chi ci segue che poi a fine puntata faremo i pronostici, quindi se riuscite a restare con noi fino all'ultimo faremo i pronostici della Rambo, perché vedo che c'è qualcuno che giustamente, perché poi il tema è caldo, no? Il primo segmento un po' lo ha portato dentro, insomma, Sami Zayn vince la Rambo oppure no, se non la vince lui chi la vince, quindi qua insomma esiste in parte, dice Cody a mani basse. La creazione di provincia Rambo, la Kina aveva già vinta una per far aumentare il record, ma diciamo che sì, Cody sembra essere un po' il favorito, però mi sembra un po' troppo favorito, cioè quando c'è un favore così importante dei pronostici, poi insomma, sembrerebbe un po' troppo scontato, no?
Può darsi. Va bene, allora, tanto la mami ci dice per me semi, ora le quotazioni di semi magari dopo questa puntata saliranno un po'. Però direi, se siete d'accordo, che possiamo procedere, intanto vediamo se poi si riesce a ricollegare la CRI con noi, perché poi tutto questo ha portato a un match importante, perché poi c'erano i titoli in palio, Judgment Day contro gli USO, un match che potremmo definire sicuramente buono, vedere qualitativamente parlando, anche qui però si collega direttamente con quello che abbiamo visto prima, perché c'è l'infortunio di Jimmy Uso, infortunio chiaramente work, però il tutto è servito a francamente in una situazione che non so neanche se è tanto corretta, perché se non ho capito male si stava per andare verso un forfait e quindi la vittoria sarebbe andata al Judgment Day, cosa che però, ma qui magari Adri che ha più esperienza sicuramente mi può smentire, non credo che ci sia la regola che dice che nel caso in cui si faccia mano lottatore allora il titolo deve passare all'avversario, cioè questa cosa qua io me la, non lo so, l'ho trovata un po' strana No, hai ragione, hai ragione. scusate, però va detto che è servito per poi contestualizzare quello che si è detto prima, perché a quel punto semi-uso, perché è così che ormai si fa chiamare, si sostituisce Jimmy, il match acquisisce ancora più pathos, secondo me, perché poi lì chiaramente il pubblico era molto a favore degli USO ed è stato bello anche il modo in cui il pubblico reagiva, no? Ai pinfall molto molto ravvicinati, vicini al conto di tre. Insomma, alla fine vincono gli USO, ottengono i titoli anche grazie a Sami Zayn. Quindi, voi come vi è piaciuto il match e soprattutto le implicazioni di questo match su quello che abbiamo detto prima? Partiamo da Stefano questa volta, no? Allora, secondo me questo è stato il miglior match di Dominic che ha fatto in generale la sua carriera in WWE. Perché comunque il pubblico era veramente on fire durante questo incontro e io comunque ho vissuto, anche in base al segmento che abbiamo visto prima, ho vissuto il match dicendo questa è la volta buona che gli Usos perdono i titoli. Perché comunque abbiamo avuto un numero incredibile di near falls. E il lottato è stato comunque molto, molto bello, è stato molto buono. È stato fatto molto bene il finto infortunio, perché comunque io ci avevo creduto, quando ho visto la X ho detto, è un po', sfortunato, sinceramente. Però comunque in questo match secondo me ne escono bene tutti, il Judgment Day che comunque non vince i titoli, ma si ritaglia ancora di più uno spazio molto importante a Raw. Gli Usos sono gli Usos. E Sami Zayn che comunque riesce a fare un po' di ammenda con Roman Reigns ricordando le parole che gli aveva detto prima, ovvero la tua ultima occasione. Quindi ha funzionato tutto a meraviglia, secondo me, in questo match, molto, molto positivo. È vero. E Eddie? Sì, come mi accodo ovviamente, ottimo match. No, no, Cosa? vai, 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 è uguale. No, uguale, No, uguale. vai, Volevo... vai, vai. È giusto che entra a gamba tesa, è giovane e deve soffrire, è giusto, è giusto. Ah, oh, scusami, avevi detto Eddie, avevo capito Adri, scusami, dai Eddie, su, vai tranquillo. No, sì, no, il match è piaciuto anche a me. Diciamo che non avevo, insomma, grossi dubbi su che avrebbero mantenuto i titoli gli Uso. E poi quando, insomma, è entrato Sami Zayn al posto di Jimmy, a quel punto ho capito che sicuramente avrebbe trascinato lui la squadra alla vittoria. Infatti è stato così. Però sì, comunque buona prestazione del Judgment Day, insomma Rhea Ripley sempre presente, no, nelle intromissioni per cercare di aiutare i suoi compagni, questa volta non è bastata, però comunque è servito, comunque è stato un bel match per tenere alto comunque lo status del Judgment Day nonostante la sconfitta, e insomma vediamo se poi torneranno magari in futuro alla carica per un'altra shot titolata. E Adri, ora Scusate, io sono a una certa età, problemi di udito, sapere. No, scherzo. Sì, dicevo, ottimo match, sicuramente bene, ha fatto bene, come dicono anche in chat, Dominic ha fatto anche la sua buona figura.
non avevo dubbi, sì, sicuramente nel momento in cui è entrato Sami Zayn nel match, diciamo, se prima era un 99.1% diciamo di dubbio, quando è entrato Sami Zayn, diciamo che è diventato un 100% senza dubbio che avrebbero mantenuto gli Usos o la Bloodline. Buon match, secondo me sono usciti tutti molto bene, hanno fatto tutti una buona figura, come diceva Eddie, il Judgment Day è uscito comunque molto bene nonostante la sconfitta. Diciamo, ripeto, sono contento perché diciamo il lavoro, sono riusciti a recuperare qualcosa che sembrava irrecuperabile, questo bisogna dargli atto. Anche grazie, ripeto, a scherzi a parte, diciamo, noi prendiamo in giro Dominic, ma secondo me l'ingresso di Dominic come act ha sicuramente rivitalizzato il Judgment Day. Ora vedremo cosa succederà, ovviamente immagino che tutti quelli del Judgment Day saranno anche loro nella Royal Rumble, vedremo se incluso Rhea Ripley per quella femminile, non credo, no, ho dei dubbi, diciamo, il prof ieri presagiva la presenza di Rhea Ripley nella presenza della Royal Rumble maschile, ci può stare, ripeto, potrebbe esserci, però ripeto, ho i miei dubbi, però ripeto, hanno fatto tutti una bella figura, secondo me ne escono tutti bene, il finale ha avuto senso anche nell'ottica della storyline, della bloodline di Sami Zayn. E Cree, un tuo parere sul match? E già che ci sei, se mi senti, se sei riuscita, mi senti? Sì, ho un po' di problemi, non so se il criceto che gira nella ruota mandando avanti il mio computer si è fatto male a una zampina, non lo so. Ti sentiamo. Ok, bene, perfetto. Un tuo parere sul match, anche su Solo, se su Solo si coa, se vuoi, che prima ne abbiamo un po' parlato. Ok, vabbè, allora io parto dalla fine, parto da Solo Sikoa. A me piace molto come wrestler, mi piace un po' di meno in questa versione replica di Umaga, perché comunque per quanto lo stile sia molto simile, ovvero il tipico brawling samoano, diciamo che forse Umaga era un pochettino più tradizionale e invece su Solo ci starebbe bene uno stile un pochettino più urbano, diciamo, un pochettino più coerente con anche col tempi, col periodo storico, chiamalo come vuoi. E secondo me ha buone possibilità e forse sarà l'unico che rimarrà vicino a Roman Reigns quando la bomba scoppierà, perché ormai bene o male si è capito come andranno le cose, non si sa come ci si arriverà, però, perché comunque solo lui è arrivato col chiaro intento di essere l'ombra di Roman Reigns e penso che porterà avanti questa cosa fino alla fine, sempre che Triple H non mi ascolti, non faccia lo swervone, non gli faccia vincere la Royal Rumble, che non mi dispiacerebbe. E invece riguardo al match di coppia, devo dire che mi è piaciuto, ho trovato abbastanza bene anche Dominic, stranamente. Vero. E diciamo che però continuo a non vedere la coesione tra di loro, cioè sono un team sulla carta ma non sono un team di fatto, perché non c'è lo spirito di squadra che c'è magari nell'Imperium oppure nella stessa Bloodline. Questo attaccamento tra di loro non lo vedo nel Judgment Day, vedo un andare ognuno verso l'obiettivo di tutti, ma non l'essere una squadra, l'essere un team. E che fosse un più uno per gli Usos sarà più che scontato, e ci mancava pure il contrario, anche se essendoci Dominic avevo un po' paura dei suoi roll up. Molto interessante anche lo scambio che c'è stato negli Usos, che gira la stessa occasione che era stata data nel Turmoil al Judgment Day. E sì, diciamo che ho sudato freddo un paio di volte per Semi, però poi alla fine è andata bene.
Bene, bene, e qui diciamo che poi questa è stata, secondo me, sono stati 50 minuti davvero top della puntata, che poi effettivamente è un po' particolare il fatto che sia tutto connesso a quello che abbiamo visto, cioè al discorso della storyline principale, no? Perché effettivamente è molto figa, è molto bella, funziona molto bene, però catalizza tantissimo gli show in questo momento, proprio perché mancano quei titoli divisi e per tutto quello che ci eravamo detti. Tanto Adam Cole dice solo la mamma pensava potesse vincere il Judgment Day, in effetti. Non era così scontato, onestamente. Allora, nel senso che... Però siamo un po' troppo vicini alla Rumble, con un po' troppe implicazioni, forse. Quello sì. Però magari, contando l'importanza della puntata, poteva essere appunto quel momento epocale, tra virgolette, che faceva scoppiare la scintilla per qualcosa di veramente grosso, la Rumble. E forse se qualcosa è mancato a questa puntata di Raw è stata un po' l'imprevedibilità, nel senso che alla fine, se ci pensate un po', tutti i segmenti, tutte le cose che sono successe erano state già un po' vociferate, anche erano anche un po' sapevano già un po' troppo prima le cose, sapeva che Angle avrebbe fatto l'arbitro, si sapeva che ci sarebbe stato l'Undertaker probabilmente non faccia a faccia con Wyatt, insomma, e anche della DX contro l'Imperium. Cioè, erano uscite un po' di cose, questo ha rovinato lo stesso fattore Lesnar, che insomma era ormai stranunciato, quindi questo forse non ha giocato tanto, e in effetti non ci sono stati cambi di titolo, non c'è stato avvenimento in questo senso da ricordare. Allora, va bene, quindi se non avete altro da aggiungere, usciamo un po' dal mondo Bloodline per vedere se c'è vita oltre la Bloodline in WWE e in questo ruolo così particolare. E io qui, Crio, ho leggermente modificato un po' la tua scaletta, perché secondo me meritava due paroline su questo promo, su questo faccia a faccia, insomma sul coinvolgimento quantomeno, prima di LA Knight, poi l'arrivo dell'Undertaker. È chiaro che LA Knight era arrivato per portare avanti la situazione con Wyatt, poi è arrivato l'Undertaker, in realtà in versione American Badass, e la cosa diciamo non me l'aspettavo, cioè, pensavo nel suo ritorno in versione Pechino, che tanto arriva subito e che tanto conosciamo, invece arriva, c'è stato un breve scambio con LA Knight e poi insomma l'entrata di Wyatt, il diciamo chiamiamolo l'unione delle forze tra Undertaker e Wyatt, e poi quel bisbiglio all'orecchio di Wyatt, che oltre che generare tanti meme ci ha dato anche un po' di che pensare. Ditemi un po' la vostra in ordine sparso, partiamo dalla Cree, che prima è stata ultima, e poi andiamo per età non si dice, partiamo dalla Cree. Non ho capito, aspettate, qua continua a zoppicarmi il crocetto. O è il criceto o è l'età, come dice Adri. Meno male che non hai sentito. Ti dico solo, meno male che non hai sentito. Meno male, mi sa. Vabbè, no, sì, no, ma no. Grazie. No. Cosa, certo. No. Vai. Cosa dici di questo segmento? Perché hai fretta di sorvolare su questa mia domanda? Vabbè, comunque... sì, diciamo che la versione badass non è la mia preferita di Undertaker, però comunque, cioè, ragazzi, Undertaker può anche arrivare versione omino che pulisce le scale, va benissimo lo stesso. Lo spazzacamini. Anche, sì, così mi farebbe anche comodo, già che ci siamo. E comunque, nulla, come tanti ci ho messo un po' a capirlo, ma ci ho visto anche un passaggio del testimone tra lui e Wyatt, non tanto per eventuali similitudini tra i personaggi, però quanto per il fatto delle tante identità, nel senso Taker è stato il Deadman, è stato il satanista, è stato l'American Badass, è stato un sacco di cose, così come lo è e lo è stato Wyatt. Sarebbe interessante capire che cosa gli ha sussurrato all'orecchio Taker prima di uscire dal ring.
però vabbè, dubito che sia una delle frasi che sono uscite in chat sotto forma di meme. E a parte questo, due appunti. Uno, Taker che entra come badass senza Rolling dei Limp Bizkit come team d'entrata, non va bene. Mamma mia, devi pagare i diritti, mi sa che lì non ci siamo. Almeno mettevi You're Gonna Pay. Le alternative c'erano. Poi, seconda cosa, insegnategli ad andare in moto perché non può rischiare di schiantarsi ogni volta che si muove. Ma vabbè, poi ne dico la mia dopo, che c'è un'idea. Vai, ho finito. Vai, te, vai pure. Allora, io sono stato leggermente contento del ritorno di Undertaker. Il microfono. Non distruggere il microfono. No, allora, a me è piaciuto tantissimo il ritorno di Undertaker. Vabbè, io sono di parte perché mi avreste preferito di sempre. La versione che poi non è proprio badass, perché comunque è un po' la versione che abbiamo visto a WrestleMania col Boneyard, ovvero l'entrata con i grintocchi, ma poi con la moto, eccetera. Concordo anch'io con la scelta che doveva essere Rollin, perché a parte che Kid Rock mi fa abbastanza schifo, quindi e poi comunque il pezzo è anche un po' rubato da Seth Batru dei Metallica, chiusa parentesi. No, avrei preferito Rollin. L'American Badass è la versione più divisiva di Undertaker, personalmente mi piace molto, però capisco chi non l'apprezza, perché comunque non è così iconico come gli altri. Il segmento è stato, secondo me, piacevole, perché comunque, come ho detto prima, è bello come Undertaker non sia andato lì per menare LA Knight, semplicemente l'ha strozzato fin quando non è arrivato Bray Wyatt, che tra l'altro il fatto che abbia, diciamo, concluso il segmento vittorioso Bray Wyatt mi lascia qualche dubbio per domenica, non per sabato, però poi ne parleremo. È stato anche un po' comico perché appunto è arrivato con questa moto gigante a mo' di poliziotto in America e andava ai due all'ora, che tra l'altro mi ha fatto ridere che praticamente si è vista solo una ruota all'inizio, ci ha messo altri due minuti per fare manovra e poi è arrivato al ring che praticamente camminava con la moto a mo' di bambino che sta imparando ad andare in bicicletta, e a un momento appunto si schiantava contro il paletto. E poi tra l'altro alla fine hanno inquadrato solo Bray Wyatt perché ci ha messo sempre un casino a farla partire, che tra l'altro è un po' la costante con la moto di Undertaker, perché non è la prima volta che col segmento del badass ci mettono sempre un casino a riavviare con la moto. Però comunque è stato un bel passaggio di consegne. Se non ricordo male, forse Undertaker gli ha detto: questo è il tuo yard ora, potrei sbagliarmi, oppure quello che ha scritto nel tweet, il business è fatto di momenti e questo è uno di quelli. Però comunque è stato molto piacevole, nulla da dire. Fabio, attiva il microfono. Scusate, l'avevo spento perché avevo l'impressione di fare dei verder. Dicevo, non avete avuto l'impressione quindi che possa essere un qualcosa che ci porta, non so, a qualcos'altro? Cioè che quello no, è... no. Speriamo di no. Vai, Eddie. No, vabbè, il segmento, ci sta, mi è piaciuto abbastanza, nel senso che comunque fa sempre effetto vedere Undertaker. Magari avrei risparmiato in vista del match della Rumble a LA Knight, diciamo, una figuraccia, tra virgolette, no, di questo tipo, perché è stato bene o male, insomma, un po' preso sia da Undertaker che da Bray Wyatt, insomma, le ha subite, quindi... in vista del suo match, ecco, magari non era forse il caso di, tra virgolette, farlo vedere così debole, no? Perché già c'è poco
Diciamo che c'è poco dubbio su come finirà quel match. Dopo questo segmento, i dubbi insomma diminuiscono ulteriormente. Magari potevi mandare un altro tra virgolette jobber come non so, un Elias di turno che non aveva nulla da perdere, lo mandavi lui a prendersi le botte poi, e poi risparmiavi LA Knight. Però per il resto comunque sì, c'è stato quasi una sorta di passaggio di consegne e, o perlomeno comunque Undertaker ha fatto vedere, no, di avere comunque stima di Bray Wyatt e quindi è stato sicuramente un bel attestato appunto di stima da parte di una delle più grandi leggende della WWE, quindi Wyatt sicuramente ne sarà contento di tutto ciò, insomma. Un po' meno una metà del mondo del wrestling, perché Bray Wyatt è divisivo in maniera Sì. notevole, tra chi lo ama e chi lo odia, perché in effetti è una personalità un po' particolare, poi personaggi particolari. Adri, che dici? Sì, un bel segmento, secondo me, quello che gli ha sussurrato all'orecchio, cioè la sua canzone preferita di Zucchero, probabilmente. Perché... No, scherzo. Velo nero. Tu Baila dici Vedo Morena. Nero? Ah, vabbè, dai. Io rimango per il Ciuccavè, però vabbè, dai. Scherzi a parte, sì, è stato un bel segmento. Ripeto, secondo me, da ora in avanti, quando vedremo Undertaker, lo vedremo o in borghese, fra virgolette, o American Badass, perché nel momento in cui tu lo hai umanizzato, diciamo, con la Hall of Fame, secondo me la gimmick del Deadman non ha, secondo me, più senso. Quindi è giusto, secondo me, presentarlo come American Badass Ma poi oltre a in questo, borghese. guardate tutti i video che sta facendo. Cioè, ieri è uscito lui che va a fare shopping per le sneakers. È Sì, impossibile esatto. farlo. Lui praticamente, dopo che per 25 anni ha vissuto in gimmick, praticamente ora si sta godendo la vita, quindi lo traspone anche nelle sue presenze in WWE. Quindi secondo me ci sta. Ci sta anche, diciamo, il passaggio di consegne, seppur secondo me Wyatt non si avvicina e non si avvicinerà probabilmente mai al livello di Undertaker, però magari Undertaker lo vede come un buon erede, quindi se Undertaker dà la sua benedizione, chi Sì, siamo ma noi per dire di no, insomma. sono poi due personaggi diversi, Esatto. cioè, non c'è neanche secondo Due me da delle fare un epoche paragone. diverse. Due Sì, epoche sì, sì. diverse, ma a parte di Undertaker, non credo ne nascerà mai un altro, insomma, Undertaker secondo me è probabilmente unico nel suo genere, un po' come Stone Cold, puoi provare a replicarlo quanto vuoi, però Stone Cold rimarrà unico nel Però suo Stone Cold è già genere. più facile un po' imitarlo perché è un personaggio, cioè l'antieroe contro il boss è più facile che imitare che un becchino non morto. Sì, ripeto, è sicuramente più facile da imitare, ma rimarrà sempre un'imitazione. Non so se rendo Sì, l'idea. Vai. assolutamente. Quindi, ripeto, Undertaker rimane inevitabile. Mi ricollego, vabbè, rapidamente, perché poi ne parleremo probabilmente nei pronostici riguardo a quello che Eddie ha detto su LA Knight, che non l'avrebbe, diciamo, mandato al macello. Questo dipende se LA Knight perde questo sabato e io sinceramente non ne sono sicuro, però vabbè, vedremo. Poi ne Tanto parleremo nei pronostici. The Beer Concert cioè, mi ha veramente aperto un cassetto della memoria con Mordecai. Io Vabbè, Mordecai è clamoroso, cioè ci avevo come creduto tantissimo in Mordecai quando ci è arrivato col avevi capo. creduto? Sì, cioè. Non so, mi ero esaltato tantissimo appena era arrivato, poi era chiaramente scivolata nello sticcazzi nell'arco di tipo una Sì, puntata, esatto, però tipo due sì, settimane scomparve, esatto, è vero, e però vedi, non ero solo, cioè, io Mordecai ci avevo creduto, vabbè, poi ero ragazzino, magari era più facile. Allora, bene, direi che ci siamo lasciati alle spalle anche il ritorno dell'American Badass e arriviamo forse alla nota dolente della puntata, al punto di svolta negativo, non lo so, abbiamo già
abbiamo già un po' detto quello che pensiamo su quello che è successo con lo steel cage match che si doveva svolgere tra Bayley e Becky. In realtà il match non si è svolto perché di fatto c'è stato un attacco da parte di tutte le damage control ai danni di Becky, anche qua un po' in barba alle regole, fatemi dire, perché insomma steel cage match vuol dire che le regole di fatto non ci sono, se non qualche, cioè sì ci sono, ma diciamo c'è una certa libertà, in teoria libertà che invece è stata preclusa dall'intervento della dirigenza, insomma alla fine il match non c'è stato. Allora, prima di diciamo di dare via alle opinioni, abbiamo un contributo, questa è una roba che mi piace tanto perché fa show figo, il contributo di una delle voci, anzi forse la voce per antonomasia per quanto riguarda Brass Femminile, qui su tutto per Brass, anche un po' nel mondo dei social, abbiamo la nostra Rachele che ha mandato un video, in realtà l'aveva mandato al site of Slam, ma lo proponiamo oggi, sentiamo cosa ne pensa dello steel cage match e più in generale di come è stata gestita la divisione femminile in questo evento. Vi lascio questi 2 minuti con Rachele e poi ne partiamo. Ciao ragazzi, qui è la vostra Rachele. Allora, vorrei tanto essere lì con voi a Side Talk Slam, purtroppo non posso per impegni personali, ma ringrazio tutto il team del podcast per avermi concesso questo piccolo spazio con questo video. Perché? Perché ci tenevo a dire 2 parole su quello che è successo durante l'ultima puntata di Raw, quella per celebrare i 30 anni dello show rosso. Devo dire che sono molto delusa per 2 motivi. Allora, il primo è per come è stata gestita la situazione dello steel cage match. Secondo quanto è stato riportato da Fightful, il segmento della Bloodline è andato per le lunghe, quindi tra tutte le cose che potevano tagliare, come ad esempio il segmento della DX che l'ho fatto tipo pochissimo tempo fa per la reunion proprio della stable, invece hanno deciso di tagliare lo steel cage match, che tra l'altro era importantissimo perché era praticamente 19 anni dopo il primo steel cage match femminile fatto a Raw tra Lita e Victoria, quindi sono molto molto dispiaciuta per la cosa, e questo sicuramente denota poca professionalità, soprattutto perché da un'azienda come la WWE che va avanti da anni mi aspetto che sappiano gestire le tempistiche insieme anche ai propri worker, cosa che invece non sanno ancora fare. Poi c'è l'altro problema, ovvero un sacco di leggende uomini e solo una leggenda donna, ovvero Madusa, che tra l'altro ha fatto un segmento del cavolo con una partita a carte, e non sono state citate tantissime donne che hanno fatto la storia di Raw, e per questo sono molto molto dispiaciuta. Sono delusa, avrei voluto di più e capisco perché i fan si sono rivoltati. È giusto così, dobbiamo farci sentire. Ed è anche per questo che io faccio quello che faccio ogni giorno. Quindi questa era la mia opinione. Ringrazio ancora tantissimo il team di Side Talk Slam e spero di vedervi presto. Bene, in realtà dovrà poi ringraziare anche il Big Red Machine perché diciamo noi l'abbiamo fatto vedere. E, tanto è tornata la clip, credo in versione cellulare, dalla posizione. Sì, per forza. Le sta provando tutte la nostra clip. Sì. E, tanto vabbè, mi ha fatto piacere avere la voce di Rachele perché insomma sappiamo essere molto sempre precisa, puntuale nelle sue osservazioni e parzialmente devo dire che condivido. Voi che idea vi siete fatti di questa gestione un po' così, in generale un po' direi del roster femminile? Partiamo da Eddie, dato che adesso ci sta un po' laggando Adri, poi andiamo che da. Sì, io tra l'altro avevo anche sentito la Rachele prima, concordo abbastanza con quello che ha detto lei, nel senso che intanto vabbè, partendo dallo steel cage, se il motivo appunto è che sono andati veramente lunghi in altri segmenti è un po' un peccato, perché comunque giustamente come diceva la Racchi, voglio dire, ormai hanno un'esperienza trentennale sulle tempistiche, sull'organizzazione dello show. Trovare quei 10 minuti per questo match non mi sembrava, ecco, così impossibile. E poi effettivamente anche l'assenza praticamente quasi totale delle leggende femminili, comunque di magari non dico personalmente perché magari avevano problemi a poter venire eccetera, però almeno comparire con un contributo video le varie Trish, Lita e tante altre insomma donne che hanno fatto
la storia di Raw e della WWE mi è sembrato un po' un peccato perché comunque come contraltare comunque gli uomini erano presenti appunto come cioè erano presenti in parecchi, no? Dalla DX a Ric Flair, Kurt Angle, Undertaker, eccetera, quindi sì, è stato un po' un peccato perché comunque sarebbe stato sia bello vedere magari lo Steel Cage che magari sarà solamente rimandato, penso che prima o poi lo faranno, e appunto anche sentire magari dalla voce di alcune delle protagoniste, no, della divisione femminile storica, insomma le loro esperienze, eccetera, anche per no, rivangare un po', cioè ricordare un po' quello che è stato fatto in passato. E capisco che magari non hanno voluto pronunciare quel nome di Sasha perché adesso no, è da altre parti con altri nomi, ecco, la stessa Paige barra Saraya che comunque anche loro sono state, no, tra quelle che hanno dato inizio alla rivoluzione femminile, però magari ecco, una piccola citazione potevano farla, ecco. Un peccato, diciamo, un'occasione persa, ecco. Siccome mi dicono che nelle live io faccio quello un po' buono, volevo farvi vedere il commento di Zenitsu, no? Perché poi c'è davvero, stiamo dicendo che la gestione è stata maschilista, la gestione di Booking è della stessa persona a cui dobbiamo la Women Revolution. Cioè, nel senso, effettivamente, secondo me in questi anni la WWE ha dato spazio anche importante alle donne, penso anche ai main event di Raw, e quindi forse qui la discussione è più su questa circostanza. Che dite, Adri? Prima Adri, poi la Cri, uguale, insomma, mi preferite. Vai, vai, Adri. Sì, ovviamente mi unisco, ovviamente non posso che essere d'accordo con le parole di Rachele e anche quello che ha detto Eddie, mi accodo ovviamente. Secondo me c'è stata questa mancanza da parte della WWE, non so se è stata voluta, se non magari non ci hanno pensato, non so, mi piace pensare che non ci hanno fatto caso, diciamo così, non ci hanno fatto caso, però ripeto, il fatto che tra i tanti segmenti abbiano tagliato poi lo Steel Cage Match sicuramente mi fa riflettere. Tra l'altro mi rifiuto di credere che, diciamo, il segmento, diciamo, quello parlato della Bloodline è andato avanti per tipo mezz'ora, giusto? Diciamo. Sì, più o meno, sì. E poi il segmento, diciamo, di Bayley con le Damage Control, che tra l'altro è stata, diciamo, anche l'ingresso di Bayley è stato durante la pausa pubblicitaria, tra l'altro. Quindi io mi rifiuto di credere che lo Steel Cage Match sarebbe durato solo un quarto d'ora, onestamente. Secondo me, diciamo, no. Quindi diciamo, secondo me quei 10 minuti, in realtà, 10 minuti in più che il segmento della Bloodline ha coperto, se vogliamo, secondo me non sono stati decisivi per la realizzazione del match. La WWE ha sicuramente sbagliato lì, avrebbe dovuto probabilmente tagliare, però secondo me c'era spazio per tagliare minuti da una parte, da qualche altra parte sicuramente. Il segmento della DX, per esempio, ne parleremo dopo, secondo me anche Sì, quello è quello andato un po' poteva. troppo per le Sì. lunghe, anche quello. Sì. Anche Sonia poteva evitare, insomma, di fare. Se Esatto, dovevano potevi tagliare un fare. match, potevano tagliare quello. Sì, diciamo che poi secondo me il magari hanno voluto fare, secondo me, diciamo, questo, secondo me il segmento di Sonya Deville potevi fare semplicemente il confronto tra Charlotte e Becky e fare un impromptu match con Sonya Deville senza, diciamo, promo né niente, amen, Eccomi, insomma. eccomi. E in più, secondo me, anche il main event, secondo me si poteva tagliare, se quello doveva essere il finale si poteva anche un po' tagliare, secondo me. Ripeto, poi tra l'altro, e anche il pubblico tra l'altro non ha apprezzato, perché come ho detto all'inizio, secondo me quel match è stata praticamente la mazzata della puntata, il pubblico si è zittito in quel momento e praticamente non l'hai
più recuperato perché il pubblico voleva vedere questo match che era, diciamo, molto atteso. Quindi, ripeto, secondo me è brutta, diciamo, una brutta gestione sia diciamo, della categoria femminile a livello storico, sia, diciamo, a livello attuale. Adesso, però, ripeto, secondo me non ci hanno pensato, mi rifiuto di pensare a una malignità in questo senso. Che poi forse, e poi lascio la parola a Cri, la lancio lì un po' come provocazione, cioè non può essere anche come dire, un senso anche un po' di normalità, cioè se cominciamo a non fare più distinzione, no, tra come dire, il wrestling femminile che deve avere lo stesso spazio, perché è giusto che ce l'abbia, ma non so come dire, non ci deve essere una distinzione, no? Cioè deve essere equiparato. Quindi alla fine è stato tagliato un match. Poi sono d'accordo, io ad esempio mi dà più fastidio l'idea che sia stato tagliato quel match, non tanto perché lottato da delle lottatrici, da delle donne piuttosto che da degli uomini, ma perché era un match atteso, un match costruito, importante. Forse potrebbe essere uno scalino da fare, un passaggio in più da fare, no? Cioè finché penseremo che c'è dietro una sorta di, cioè un retropensiero negativo, no? Che vuole discriminare qualcuno. Vuol dire che allora forse quella parità che cerchiamo non l'abbiamo ancora raggiunta, no? E quindi, come diceva Adri, voglio pensare anch'io che non sia stato pensato in questo modo, ma che sia stato pensato come sbagliando, tagliamo questo match invece che un altro. Ripeto, sbagliando perché non era quello da tagliare, evidentemente, ma non tanto perché era lottato da delle lottatrici femminili. Ecco, potrebbe essere una lettura. Cri? Anche perché, scusami, Cri, poi ti lascio Vai, vai. la parola, il match era una delle protagoniste, Becky Lynch, che non è proprio l'ultima arrivata, non è una delle, diciamo, meno considerate, una delle punte di diamante della WWE, Becky e quindi. Bayley comunque, due delle Four Horsewomen, insomma, ecco, Esatto, cioè, due ma di quelle che non. hanno dato poi vita alla rivoluzione femminile, Ripeto, è stata una scelta infelice, ma secondo me fatta senza malignità, ecco. no? Assolutamente. Cri, tu cosa dici da donna? No, allora, io prima di tutto vorrei rispondere a quello che ha detto Zenitsu riguardo alla questione maschilismo. Non voglio pensarlo, anche se in un certo senso verrebbe naturale, però gli voglio rispondere riguardo alla questione che Triple H ha dato via alla rivoluzione del wrestling femminile in NXT. Anch'io se esco dalla mia stanza e vado di là, mi metto a fare la rivoluzione con le altre due persone che abitano con me, allora faccio la rivoluzione. Però se scendo in piazza con gli altri 5.000 fischi abitanti del mio paese, inizia a diventare un pochettino più difficile da gestire. Anche una rivoluzione. Quindi ci sta che i tempi e gli approcci siano diversi. Rimango dell'idea che questa gestione del roster femminile non mi sta piacendo. Vero? Perché comunque molte atlete sono sottovalutate, utilizzate diciamo malamente, anche se sarebbe da fare un discorso più approfondito. Io, scusatemi, prima mi partiva l'audio, adesso mi parte il telefono, vabbè, forse era meglio se stavo a dormire stasera. Comunque, secondo me la questione è molto più semplice, hanno programmato lo Steel Cage già con l'idea di farlo saltare, per il semplice fatto che è una stipulazione che può diventare abbastanza distruttiva con due atlete che si spendono come fanno sia Becky Lynch che Bayley. E a 4 giorni, 5 da un pay-per-view importante come la Royal Rumble, era giusto proteggere anche loro. Quindi, secondo me, è stata fatta anche un po' in ottica di protezione. Poi magari mi sbaglio, non lo so. Potrebbe essere, magari quando hanno visto che stava venendo fuori un trend negativo sui vari social che dicevano date più spazio alle donne, si sono un po' paraculati, diciamo così, passatemi il termine, come diceva Eddie, con un comunicato del tipo: signori, abbiamo dovuto farlo perché non avevamo tempo. Perché Stefano, tu. appunto come diceva Adri, scusa se ti interrompo, non sono quei 10 minuti, un quarto d'ora in più che se ne sono andati nel segmento della Bloodline o quei 4-5 minuti che potevano rosicchiare al segmento della DX.
cioè, è proprio strutturalmente, secondo me, non era fattibile. L'avessero annunciato direttamente con qualcosa in palio per la Royal Rumble sarebbe stato diverso, o per la puntata dopo la Royal Rumble. È logico che adesso bisogna anche un pochettino tutelare gli atleti. Giusto? Sì. Allora, secondo me le ragazze sono state un po' vittime della circostanza perché appunto il segmento della Bloodline è andato talmente bene perché non è proprio, non ho provato tanta rabbia perché è stato un segmento orrificante e che è andato per le lunghe, quindi le ragazze ne hanno penalizzate ingiustamente. È stato un segmento ben fatto che purtroppo ha penalizzato le ragazze, si sono ritrovate a improvvisare sul momento, cioè a cambiare la card sul momento. Sì, concordo che nel senso che forse questo Steel Cage match era un po' troppo ambizioso metterlo in una puntata così carica, perché comunque io avrei detto, ma potrebbe anche essere il main event, però quando già mi metti un Brock Lesnar che ritorna, anche lì magari penalizzi veramente le ragazze ingiustamente, cioè ovvero stai mettendo troppa carne al fuoco e non riesci a incastrare tutto. Sinceramente, però potevano fare secondo me anche meglio per quanto riguarda questo angle, perché comunque le damage control, lo diciamo da settimane, sono una stable, non voglio dire in caduta libera, ma quasi, perché ok, hanno le cinture, però sono molto disunite, già c'è aria di split, perché secondo me dopo WrestleMania io e Dakota torneranno su Bayley. Però appunto, se vuoi dare credibilità e aggiungere un po' di pepe a questa rivalità che porterà al Royal Rumble match, perché secondo me tutte e quattro saranno nel Royal Rumble match, fai un attacco veramente distruttivo. Cioè, quello che abbiamo visto ieri è stato molto all'acqua di rose, cioè almeno sfrutta quei minuti che c'hai improvvisati per fare qualcosa di veramente distruttivo, che ne so, un concerto. Mari infortuni Becky Lynch e la fai presentare alla Rumble infortunata. Ok, sono state sfortunate, ma secondo me la gestione poteva essere molto, me molto migliore. Evidentemente sono stati un po' troppo ambiziosi e hanno fallito miseramente. Sì, diciamo in generale un po' sulla gestione dei tempi. Infatti, se avete notato, anche il finale di puntata è stato un po' Sì, frettoloso, schienamento di Theory 10 secondi dopo no? il Saluti. logo di Raw. Sì, su quello probabilmente hanno voluto buttare troppa carne al fuoco dentro ed è un errore perché poi nella gestione dei tempi, tra l'altro la WWE su queste cose diciamo è abbastanza attenta, magari poi sbaglia su tante altre. Però è vero che la gestione del roster femminile, diciamo soprattutto dal ritorno anche di Triple H, è stato sicuramente una delle note un po' più dolenti. Chi più chi meno, però insomma, alla fine hanno beneficiato le solite due o tre lottatrici a scapito magari di altre che non hanno avuto lo spazio giusto, il ruolo giusto, anche perché poi di match importanti nella storia di Raw, match femminili nella storia di Raw, ce ne sono stati tanti, hanno contribuito in maniera importante, questo è fuori discussione, soprattutto negli ultimi anni, quindi sicuramente ci poteva stare. Comunque, se posso aggiungere una cosa sulle donne, concordo anch'io che la gestione delle donne cioè, è un po', come posso dire, sottotono, però comunque si vede che quantomeno stanno andando a tentativi per costruire qualcosa, che non è una cosa che secondo me Triple H sta prendendo sotto gamba, perché secondo me lui ci crede veramente nella divisione femminile, solo che, appunto, come il solito discorso, ha fatto troppo una scorpacciata e adesso i posti sono pochi e le persone sono tante. E questo Certo. lo ha fatto, diciamo, in buona fede, però non gli sta riuscendo bene. Bene, allora se siete d'accordo, andrei, siccome poi ci sono stati di fatto due match segmento insieme decisamente secondari, magari su questi vi chiedo soltanto un punto di vista un pochino più stringato, giusto per poi non andare troppo lunghi sulla parte finale e sui pronostici, e sono beh, The X Presents Street Profits e Seth Rollins contro Imperium, perché? Perché c'è stato un lungo segmento, abbastanza lungo come dicevate, forse un po' troppo, che io ho trovato divertente, questo lo ammetto, cioè, mi ha divertito molto, segmento che ha coinvolto la DX Kurt Angle, che ha portato di fatto a questo Six Man Tag Team Match vinto dagli Street Profits e Seth Rollins ai danni
dell'Imperium. Considerazioni sparse sul match e sul ritmo, su diciamo quello che può aver dato questa situazione. E partiamo dalla CRI questa volta. Ok, ma allora io prima di tutto, sa, il diavolo sta nei dettagli, io noto prima di tutto i dettagli. Una volta tanto il pubblico presente ha parlato per me quando si è alzato il coro, Thank you, Trip. Segno che nella mia dubbia morale qualcosa di giusto ci vedo. Poi, per carità, non è tutto rose e fiori, ogni tanto qualche spina, però vabbè, è normale. A parte questo, un buon match godibile, abbastanza veloce, forse poteva esserlo anche un po' di più. E speravo in qualcosa di più per l'Imperium, a dire il vero, perché se si vuole affermare come stable incisiva in quel di SmackDown, farli perdere così la prima volta che vanno a Raw è forse un input sbagliato. Però contro i protetti della DX, vista la circostanza, ci sta e come. E Adri? Segmento, sì, divertente, il classico segmento della DX da quando sono ormai ritirati con la, diciamo, l'highlight di Teddy Long come, diciamo, anche sottolineava Boys and Gamers tra i commenti. Un buon match, niente di nuovo, anche io non avrei fatto perdere l'Imperium, però mi ha fatto piacere come, diciamo, Gunther continua a essere, diciamo, visto con rispetto, insomma. Infatti, tutti, diciamo, quelli della DX si sono tirati indietro quando c'era da confrontarsi con Gunther, segno che in realtà alla fine Gunther rimane comunque l'highlight. Sì, è vero, gli altri due sono lì, però, diciamo, in realtà non hanno lo stesso star power di Gunther, quindi ci sta. E sappiamo bene che gli Street Profits e Seth Rollins sono sempre super pushati e super protetti, insomma, quindi ci stava che fossero loro a essere sacrificati. Un buon segmento, ripeto, secondo me è un po' anche lì un po' troppo lungo, si poteva tagliare qualcosa. Stefano? Ma allora, io quando ho visto la DX con una stable, mi sono venuti i flashback del Vietnam al Raw del 25° anniversario quando hanno distrutto gli FTR. Per fortuna non è andata così, perché comunque hanno mandato over l'Imperium dicendo: no, questi sono troppo forti, noi siamo troppo vecchi. Bellissimo Kurt Angle così a caso, che ha detto: il mio, è sempre stato il mio sogno mettermi con la DX. Che tra l'altro io pensavo anche, ma togliete 20 anni a Kurt Angle e fate Kurt Angle del 2005-2006 contro Gunther, perché sarebbe stato un grandissimo match. L'incontro, ok, carino, anche abbastanza con un buon ritmo. Mi aspettavo una vittoria dell'Imperium, però quando hanno annunciato Angle arbitro speciale, okay, ho detto ok, qua vincono i face. Ci sta lo schieramento su Giovanni Vinci, se non ricordo male. Sì, povero, il nostro orgoglio, poverino. Però alla fine lo scopo è sempre proteggere Gunther. Vedremo cosa farà la Royal Rumble poi. E Eddie? Sì, diciamo segmento, solito segmento sul comedy della DX, anche se devo essere sincero, arrivati a quest'età non fa, a me non diverte più come facevano 20 anni Sì, fa, a me magari, perché sono un po', concordo. sì, sembrano un po' dei boomer, che vanno lì a rievocare i vecchi tempi. No, detto Siete questo, tu e le poi botte. Detto questo, no, sì, è un peccato aver visto perdere l'Imperium perché comunque, vabbè, era un match che potevano evitare, vabbè, è stato il classico match dove vincono i face, no, per far contenti un po' quelli dell'arena, i tifosi, che vabbè, ci può stare, però ecco, avrei tagliato magari un po' il segmento iniziale della DX che è durato un po' troppo, forse, sì. Volevo mettervi in rilievo questo commento perché io l'ho notato anch'io, però non ero sicuro, nel senso che
Mi è parso anche a me che sorridesse Gunther a un certo punto, cioè che si sia fatto un po' prendere dal segmento, cioè che si divertisse. Però ora non so se questo è sinonimo di serenità, ecco. Però quantomeno a me piace sempre molto quando il lottatore esce un po' dalla situazione perché non ce la fa, non perché lo fa apposta, ma perché gli piace particolarmente, no, quello che sta facendo, così come mi è piaciuto anche quando tipo Triple H ha detto qualcosa del tipo fare il Booker non è una cosa facile. Io tra l'altro penso che tra l'altro sia per Gunther sia per ovviamente Kaiser che per il nostro Fabian Aichner Vinci, diciamo, il solo fatto di trovarsi sul ring con diciamo tre mostri sacri più due altre grandi leggende, sicuramente io credo che Giovanni Vinci si è preso più che volentieri il pinfall, perché già il solo fatto di essere coinvolto in una situazione del genere, secondo me, è motivo d'orgoglio per tutti e tre, credo, insomma. Certo, sono quelle classiche situazioni dove magari si pensa che sia una roba negativa, invece no, cioè quasi si è contenti di subire dal grande lottatore perché comunque insomma, è un attestato di stima in qualche modo. Sì, magari il sorriso di Gunther era di felicità, diciamo, dell'essere lì anche, insomma. Sì, No, ma poi poi va sai bene. cosa, se posso, Va bene. credo che si sia instaurato completamente un altro clima, un altro vivere. Basti pensare al fatto che un lottatore WWE è andato in Giappone essendo sotto contratto con la WWE, anzi due, perché sia Nakamura che Anderson, giusto? Me li confondo sempre. In più, come sappiamo, la settimana scorsa è venuto a mancare un lottatore della Ring of Honor, Jay Briscoe, e molti atleti gli hanno potuto rendere palese tributo con le fasce, con la scritta J o con le iniziali, con la scritta Dan Boy, e addirittura è stato dato l'annuncio in diretta durante NXT. Quindi, cioè, questo è segno di un clima molto più aperto, come se la Così campana come di avevano legno. fatto anche con Don West. Esatto, sì. È come se la campana di vetro sotto cui la WWE era stata messa fosse stata fatta saltare. E lo trovo comunque un buon segnale. Tra l'altro, off topic, scusate, non so se avete letto, però Mark Briscoe sarà a Dynamite, lotterà contro Jay Finalmente. Lethal. Esatto, sì. Mercoledì, insomma, quindi anche un bel segnale anche da discovery, visto che gli aveva negato alla AEW diciamo un tributo appropriato la settimana scorsa, insomma. Sì, sta continuando a negarglielo. Sì, alla fine poi chiediamo solo una cosa, perché tanto qua nessuno è pagato da Triple H, quindi nel senso, il pubblico gli ha fatto no, quel coro così, evidentemente in generale c'è un'aria un po' migliore. Questo non vuol dire che sia tutto corretto quello che si vede, perché poi, Assolutamente. anzi, di questa puntata ci stiamo dicendo che insomma, le pecche ci sono state soprattutto nelle puntate precedenti. Non è neanche banale, non è semplice, io credo poi fare quel lavoro lì. Cioè, noi magari poi nella critica, nel commento ci improvvisiamo tutti un po'. No, esperti conoscitori, no, di tutto quello che ruota intorno al business, in realtà poi ci sono evidentemente anche dettagli e questioni più da locker room, più da backstage, che non sono poi così semplici, io credo, da gestire. Quindi prendiamoci il buono, dai, il buono che c'è alla fine anche con un po' più di leggerezza, perché poi tutto sommato l'importante sia divertirsi, no? E a proposito di divertimento, chi voi non si è divertito? Nessuno, con quello che è successo dentro, cioè dopo c'è Charlotte che ci introduce praticamente. C'è stato un segmento piuttosto breve con Charlotte e Ric Flair. Dopodiché si è arrivati al match tra Sonya e Bianca Belair, vinto abbastanza agilmente da Bianca. E poi c'è stato anche un brevissimo filmato di Alexa, utile diciamo a portare avanti la rivalità tra le due. Opinioni, pensieri sparsi. Come preferite, partiamo da Eddie.
Ma sì, diciamo che come dicevo prima, questo segmento, questo match, insomma, potevamo, se dovevamo sacrificare un match, poteva essere questo, che non ha, diciamo, dato nulla, nulla di più. Continuano, sì, ci hanno fatto vedere che continua questa fight tra Sonya Deville e Charlotte, che appunto presumibilmente ci porterà un match, prima o poi un altro match tra loro due. E Bianca che non si è personalmente questa volta incrociata con Alexa Bliss, che però appunto le ha fatto intendere che alla Rumble sarà lei a vincere il titolo. E però diciamo ecco, è stato bello vedere le due campionesse, no? Una di SmackDown, una di Raw, una accanto all'altra, insomma, cosa che non succede sempre. E poi in questo caso sono entrambe babyface, quindi è stato anche una, no, una. Si sono anche prese un bel pop dalla folla, insomma, dai fan dell'arena. Tanto salutiamo io da Rola che ha fatto la sua comparsata. Io quelli importanti saluto, perché non è che mi capita da spesso. Prego, Adri. Sì, segmento nuovo che mi conferma ulteriormente il fatto che Charlotte Face è ancora più insopportabile della Charlotte Hill. Vabbè, però questo è magari un mio cruccio. Secondo me è un segmento, il match poteva assolutamente essere skippabile perché già non ritenevamo credibile Sonya Deville prima, figurati adesso che si è beccato un'altra sconfitta. Già non ha senso che sia di nuovo sfidante dopo aver perso Pulito già una volta, quindi già non ha senso, però vabbè, si deve tirare avanti fino alla Royal Rumble, immagino. Dopo la Royal Rumble sicuramente qualcosa succederà, vedremo, poi ne parleremo nei pronostici chi vincerà. Ripeto, un segmento senza infamia, senza lode. C'è anche poi il segmento di Alexa Bliss con un promo, le qualità recitative di Alexa Bliss continuano a essere eccellenti, fra virgolette, insomma. E niente, quindi vedremo sabato. Sinceramente, comunque, il tallo che Alexa Bliss possa vincere adesso ce l'ho un po' di più, insomma, però vabbè, ne parleremo più tardi. E Stefano? Allora, il match è stato uno squash alla fine, vittoria nettissima di Bianca. Io in questo caso, piuttosto che far apparire Ric Flair, che sinceramente è l'ennesimo promo di lodi di Ric Flair nei confronti di Charlotte, ok, è carino perché comunque è un bel momento padre figlia, però io avrei fatto apparire più una Trish o una Lita per farle interagire con Sonya, eccetera, e introdurre il match. Su Sonya non c'è nulla da dire, è una jobber. Spero vivamente che il match con Charlotte, se mai si farà, sia ven questo venerdì a SmackDown e non la Royal Rumble, perché sinceramente Sonya contro Charlotte sarebbe un match con tutto rispetto per entrambe, sarebbe un match da pausa spuntino, perché comunque Sonya non ha credibilità e sarebbe secondo me uno squash. Bello l'incrocio tra Charlotte e Bianca. Mari sono io che penso un po' troppo, però secondo me potrebbe anche essere un tease per un eventuale match di unificazione a WrestleMania. Perché comunque in questo momento faccio fatica a trovare un'avversaria per Charlotte. Non si sa mai che Mari potrebbe spuntare fuori un match tra le due, però staremo a vedere. Adesso non dico. Sì, anche perché dovrebbe nel frattempo quantomeno perdere il titolo, no? Se Esatto, sì. una delle due, che per carità può succedere, la Road to WrestleMania è ancora lunga, però è un po' più complicato. E chiudiamo il giro, direi, con la Tri, giusto? Sì. Giusto. Allora, prima di tutto, disonore su Ric Flair per essersi vestito come il divano di Zero Zeta. Cioè, io pensavo di aver visto il peggio del peggio con Rollins, poi, tac, arriva Ric Flair. Secondo me gli ha rubato proprio i vestiti a Rollins. No, vabbè, dai, ma neanche Rollins era mai caduto così basso. Psichedelico, sì, ma così no. Poi quel giallo e nero. Oddio. Oddio, Rollins, abbiamo visto dei vestiti di pizzo trasparenti che è un po' Ric Flair discutibile. capo ultra del Borussia Dortmund. Vabbè,
richiamava anche un po' da Sferozza, dai, giallo e nero. Comunque, vabbè, allora, torno a ripetere che va da sé per l'occasione, ma il fatto che Charlotte sia sempre giocoforza associata a suo padre non mi piace. Non mi piace per il semplice fatto che, con tutto il rispetto per la leggenda che è stato Ric Flair, Charlotte non ha bisogno di appoggi. È molto brava, si vende bene sia come personaggio che come lottatrice, quindi forse dovrebbe staccarsi un pochettino da queste immagini. Però vabbè. Riguardo al match, sì, come avete detto voi, è stato più che altro una vetrina per le due campionesse. Lo squash abbastanza inutile che potevamo vedere in qualsiasi puntata, non era necessario farlo qui. E mi è piaciuto molto invece il promo di Alexa Bliss, come è scesa nel dettaglio del ti strapperò la faccia ma ti lascerò gli occhi per vedermi uscire con la tua cintura in mano. E ammetto che ho forti speranze per Alexa, fosse una volta buona. Vabbè, per rispondere ad Adam Cole, probabilmente batterà il record l'anno prossimo. Io direi che a questo ritmo l'anno prossimo è già bello che ha Ma tu battuto il dici, ma record. tu sei largo, secondo me già quest'anno potrebbe accadere. Io dico entro l'anno prossimo, forse non quest'anno, forse entro l'anno prossimo. E poi bisognerebbe anche entrare nel merito di quanto abbia valore, no, questa eventuale, perché poi un conto è, insomma, run titolate lunghe, importanti, un conto sono run titolate così frequenti, e, insomma. Però quello è un discorso secondo me interminabile, per comunque sempre il discorso di epoche diverse, tutto, eccetera. Vero, vero. Tanto i fan della Bliss si moltiplicano, ma devo dire che vedete qua, la Bliss meriterebbe E comunque Maimura. sono molto contento che alla fine la stanno proponendo come una versione malvagia, però che stanno completamente ignorando le cose sovrannaturali. Questo mi sta piacendo molto perché era il mio terrore più grande. Bravo. Sì, Qualcuno anche se. prima si parlava della scarsa identità femminile, lei diciamo che se l'è presa per tutto il roster femminile, sia di Raw che di SmackDown. Sì, anche se c'è il rischio che poi, perché ancora è presto, io ho il dubbio che poi si possa virare da quelle parti, però effettivamente per il momento hanno preso una strada leggermente diversa. E se non avete altro da aggiungere, arriviamo al main event e di fatto alla conclusione della puntata per i 30 anni di Monday Night Raw, con il titolo degli Stati Uniti in palio, e poi insomma, cose sono andate un po', diciamo, per un verso abbastanza atteso, perché poi se ne era parlato parecchio già nel corso delle giornate precedenti. Il match è Ne stato. parlavamo ieri in chat, tra l'altro, poco prima della mezzanotte. Sì, perché il match è stato abbastanza breve. È più quello che si è parlato del match che poi quello che realmente si è visto. È stato annunciato come no DQ, e già quello faceva intendere che ci sarebbero stati margini importanti per un ritorno di Brock Lesnar, e così è stato, nel senso che poi anche il modo in cui, secondo me, è avvenuto il tutto era un po' facile da leggere. Che poi non è detto che sia sbagliato, perché a volte le cose più semplici sono anche le cose giuste, però insomma, il match si conclude con l'interferenza del ritorno di Lesnar, l'interferenza doppia F5, e di fatto, insomma, vittoria, vittoria di Theory, vittoria un po', diciamo che è un Theory che vive spesso così, e questo fa arrabbiare molti. Voi cosa ne pensate? Sia del ritorno di Brock, che chiaramente della vittoria di Theory, e a questo punto del probabile feud che continuerà tra Lashley e Lesnar. Partiamo da Adri. Hai detto Adria? Adri. Ok. Sì, diciamo era abbastanza prevedibile. L'avevo scritto ieri in chat quando avevamo appunto nella nostra chat su Telegram. Dicevo, hanno annunciato il DQ. L'intervento di Lesnar è dato a 1.05 alla SNAI. Effettivamente, diciamo, era una scommessa abbastanza facile. Anche il pubblico, diciamo, se lo aspettava praticamente questo match. Un match buono che
è servito più che a, diciamo, legittimare Theory, è servito più che altro a fomentare la rivalità fra Lashley e Lesnar, che probabilmente avrà un ulteriore capitolo alla Royal Rumble. A questo punto mi aspetto, diciamo, uno sviluppo, un ingresso di Lesnar alla Rumble, i due che magari si eliminano a vicenda in qualche modo. Mi pare che siamo orientati verso il capitolo finale a WrestleMania a questo punto. Theory rimane campione, era abbastanza, ripeto, mi sembra abbastanza scontato, mi sembrava abbastanza scontato già anche prima, diciamo, che ci fosse la stipulazione DQ. Ripeto, un buon match, niente, era, ripeto, tutto abbastanza prevedibile. Anche questo, forse, diciamo, per l'esito, per come l'hai fatto, magari poteva andare qualche minuto in meno, però. Tra l'altro, poi hanno effettivamente, poi, come avete fatto notare voi prima, anche l'intervento di Lashley, praticamente hanno fatto, hanno tagliato subito la puntata, e quindi effettivamente sono arrivati lunghi, insomma. Peccato. Sì, come ha detto Adri, un buon match è stato quello che un po' tutti si aspettavano. Io speravo che Lesnar arrivasse e legnasse Omos, ma è andata ancora meglio perché Omos non si è fatto vedere. Diciamo che mi piace più che altro la situazione di tensione che c'è tra Lashley e MVP. Con MVP che a tutti i costi lo vuole riavvolgere in questa spirale e Lashley che cerca di resistere. Speriamo non culmini nel peggiore dei modi. Comunque, niente, spero che la questione con Lesnar si risolva prima di WrestleMania, perché se ce li dobbiamo sopportare così fino ad inizio aprile, ragazzi miei, sono più di 2 mesi, è lunga. E onestamente è una rivalità che nulla aggiunge, nulla toglie, né per uno né per l'altro. È vero. Andy? Sì, diciamo che, come avete già detto voi, l'esito, insomma, era abbastanza scontato perché comunque Lesnar si sapeva che doveva apparire, quindi arrivando al main event che ancora non era comparso, ecco, essendo anche un match senza squalifiche. Era chiaro che sarebbe intervenuto per far perdere Lashley perché devono fare bene o male questa bella perché sta 1-1, quindi diciamo ci sta e vediamo se lo faranno. Secondo me potrebbero anticiparlo a Elimination Chamber se hanno l'idea di fare Lesnar contro Gunther a WrestleMania, quindi potrebbero chiudere la faida con Lashley prima. E perché tirare avanti fino alla WrestleMania per altri 2 mesi sarebbe un po' lunghina. E per il resto, vabbè, Theory ci sta che abbia mantenuto il titolo. Vediamo insomma se farà anche lui una buona Rumble. Penso di sì. E poi vediamo insomma le faide future per quel titolo contro chi saranno. Io non so se per il titolo mio, ma vedo sempre di più John Cena con Theory, chiaramente. Sì, sicuramente. Sì, per WrestleMania può darsi, sì. Mentre su Lesnar Lashley, francamente, nutro veramente poco interesse. A meno che Sina non abbia impegni cinematografici. Che poi, tra l'altro, comunque potresti anche usare la scusa di fargli promuovere la cover del videogioco che esce tra un mesetto, mi sembra. E dicevo, sì, Lashley e Lesnar, io ne farei anche a meno. Devo dire che la prima volta che sono affrontati ero curioso, poi tutto sommato non hanno neanche fatto match così inguardabili, però boh, secondo me è una rivalità che ha un po' poco da aggiungere. Ecco. Stefano, tu cosa chiudiamo con Allora, te? il match non c'è molto da dire perché è durato 5 minuti, alla fine è stato un po' una caceronata con tavoli, sì. Però bello il finale. Il finale è molto bello con l'high five, con Theory che vola su Lashley e vince con la botta di culo, però ci sta nel personaggio. Lashley sembra la solita situazione, ovvero vediamo la Rumble, se Lashley interagirà, la finirà con se Lesnar interagirà e la finirà con Lashley, o se inizieranno a piantare i semi per Gunther. Concordo con Cree, che mi piace questa
lenta costruzione per un possibile torno del loro business, perché giustamente lei ci ha detto: io non mi sono dimenticato che come mi hai trattato mesi fa, adesso ci devo riflettere. Però secondo me prima o poi ci tornerà, perché comunque avrà bisogno un po' di aiuto in contesa. Personalmente Staffel non mi sta stancando, perché comunque sono due giganti che si menano in modo ignorante stile videogioco, a me non dispiace. Ci stavo riflettendo, li vedrei bene in un Hell in a Cell a WrestleMania. Comunque sarebbe veramente una buona situazione per farli scatenare più non posso. Però appunto bisogna vedere con che incastri ci saranno, se Lesnar con Gunther o Lashley, è molto incerto. Mentre per Theory invece la questione Lashley direi è definitivamente chiusa, si va avanti. Penso che per questo mese non farà nulla di che, poi magari vedremo se arriverà John Cena o qualcun altro di importante. E per la gioia del nostro Adam Cole, se ci sarà l'art business, sarà pure insieme a quel palo della luce che si chiama Omos. Va bene. Ma anche per la gioia di Eddie, eh? Vabbè, io faccio battute, ma non è che... Sì, no, sì. Ragazzi, Omos non ci sarà perché faranno il come si chiama? Il processo a Omos, come hanno fatto con la Bloodline. Eddie è l'uguascone, Eddie fa finta. Sì, dice, sì, faccio finta. Però, sì, insomma, vabbè. Però diciamo che, tra l'altro, Omos non lo abbiamo visto nella puntata, esattamente come non abbiamo visto il suo gemello Lukaku nella partita di ieri sera. Andrei oltre, però, ecco, non andrei sullo topic calcistico, che altrimenti vediamo. Soprattutto se sei milanista, non so se... Vabbè, anch'io purtroppo è un tasto dolente il calcio. Non me lo dire manco per scherzare, io sono interista. Io sono meno qui, ma vabbè. Sì. Diamo la parentesi. Sì, tanto guarda, andiamo di male in peggio. Bene, direi che con la puntata abbiamo concluso. Avevamo pensato con la Cri di parlare anche un po', insomma, se avevate qualcosa da aggiungere sui vari segmenti, perché poi ci sono stati un po' di extra. Non so se avete qualcosa da aggiungere, altrimenti andiamo direttamente ai pronostici. Io direi che io sono damn. Sì, sulla questione delle cene sono stati un po' di tavoli da poker, però alla fine direi che il grosso, no, la parte più interessante ce la siamo da un po' raccontate, quindi andiamo ai pronostici. Se Adri, io qua, se vuoi fare tu il padrone di casa sui pronostici, mi sembra giusto, non voglio... Ok, dunque, quindi Royal Rumble, che vede per il momento la 5 match, immagino che rimarranno questi, insomma, perché non credo che la WWE abbia tempo per aggiungere altro alla card, ci sia tempo per sviluppare altri match nel corso della serata. Io direi di partire, diciamo, da quello che secondo me sarà proprio, non so, forse il primo match. Vabbè, lasciamo le due Rumble per ultime, insomma. Partirei con il Pitch Black match fra Bray Wyatt e LA Knight. Fabio, partiamo da te, visto che diciamo che ora stai facendo l'ospite. Partiamo da te. Come vedi questo match? Vado in ordine di schermata, quindi Fabio, Eddie, Stefano e Chris. Lì è difficile, credo che sia tanto complicato capire che cos'è questo Pitch Black, no? Perché alla fine non abbiamo capito se sarà un match vero e proprio, se sarà un cinematografico, se una strana via di mezzo. Io credo che sull'esito vado, diciamo che sicuramente ci sono due possibilità. La più probabile è a rivedere che è una vittoria di Bray Wyatt. L'altra, cioè se Wyatt dovesse perdere, credo che l'unico modo sarebbe con un'interferenza di Uncle Lodi contro di lui. Però qua c'è un po' da capire un po' tutto l'intreccio con Uncle Lodi, dove ci porterà, soprattutto se sono uno contro l'altro, se sono invece insieme. C'è un po' di nubi su tutta questa faccenda, però se devo dire un risultato dico che vince Bray Wyatt. Eddie?
Sì, sono d'accordo anch'io. Secondo me vince Bray Wyatt, visto che è di fatto il suo primo match in pay per view, ma anche in generale, credo. Anche a SmackDown non credo che abbia fatto dei veri match. Quindi farlo partire con una sconfitta, ecco, non credo possa succedere. Quindi vado per Bray Wyatt, sì. Stefano? Ma io mi aggrego a Fabio e Eddie perché dopo ieri non è così scontato, perché comunque delle chance alle Knight le do, però appunto è il primo match ufficiale di Bray Wyatt dal ritorno e non lo farei perdere, però sicuramente vedremo uno sviluppo con Uncle Howdy e penso che interferirà. Speriamo solo che non sia troppo, veramente troppo pitch black, perché comunque sarebbe un casino anche per quelli all'arena. Ah, io anche mi associo con la vittoria Bray Wyatt senza farmi troppe domande, perché tanto penso sarà un match cinematografico tipo quello che vedemmo a Halloween Havoc, di aiuto, ricordatemi, con Sofia Cameron Grimes, Sì, Loomis. l'House non l'House of Horror, comunque la casa. Sì, la La casa casa degli infestata. spettri, sì. Sì, ecco, penso che sarà una cosa del genere con i vari personaggi della Firefly House e tutte queste cose qua. Io vado controcorrente, come dicevo prima, secondo me vince LA Knight in qualche modo, con l'intervento di Uncle Howdy, secondo me vince LA Knight perché, non so. Secondo me la figura di ieri, sì, è vero che non è proprio, però mi dà di qualcosa che, ok, l'abbiamo fatto fare la figuraccia, magari nessuno gli dà un centesimo e poi vince lui, sicuramente. Anche perché devi sviluppare la questione fra Uncle Howdy e Bray Wyatt, quindi secondo me io vado con LA Knight, però vedremo. Vedo Se nero. Va, vedo nero. E tra l'altro poi bisogna anche vedere come fai, appunto, come dicevamo prima, Cray disperata, tra poco lascia la diretta. Vedremo Stavo dicendo, dai. appunto cosa sarà questo match. Io spero non sia cinematografico, onestamente, perché spero di no. Però soprattutto spero che non vada troppo per le lunghe, perché sia Bray Wyatt che LA Knight sono degli ottimi talker, però sul ring, Comunque spero ciao, che sono. non crashi il network durante il match, se no non capisci se stai veramente guardando il match. No, poi forse sono problemi tecnici. che può essere, fosse stato su The Zone, ancora, È magari poteva essere vero. capitato. Vabbè, secondo match, diciamo, primo match titolato, insomma, secondo match singolo di cui parliamo, è quello femminile, appunto, per il titolo, appunto, femminile di Raw, che vedrà appunto Alexa Bliss contro Bianca Belair. Bianca Belair campionessa, ovviamente. Ne abbiamo parlato brevemente prima. Partiamo dalla presenza femminile, appunto, da Cree. Qual è il tuo pronostico per questo match? Voglio dare fiducia a Alexa, fiducia e speranza. Quindi Alexa. Stefano? Scusami. Allora, io dico se 70 Bianca 30 Alexa, cioè non è così scontato, però la vedo più puntata verso WrestleMania, Bianca con la cintura e Alexa coinvolta sempre con la sorella di Bray Wyatt. Eddie? Io purtroppo, seppure sono fan di Alexa, dico che vincerà Bianca, non vedo che, diciamo, le tolgano il titolo nella Road to WrestleMania, perché secondo me sarà una di quelle che poi avrà uno dei match più importanti a livello femminile a WrestleMania, quindi vado con Bianca. Non so se c'è, è sparito dal video. Ah, Fabio, ci sei ancora? Okay, qual è il tuo pronostico per Alexa contro Bianca? Ma io vorrei Alexa, ma dico Bianca, perché come diceva Eddie, siamo davvero all'inizio della Road to WrestleMania e non vedo,
in questa circostanza il cambio di meta. E poi c'è stato anche, non c'è stata così tanta costruzione della rivalità. Quindi sì, vado ancora con Piante. Io condivido, diciamo, il tipo di pronostico che ha fatto Fabio, nel senso che non do proprio per persa Alexa Bliss, però penso che Bianca arriverà a WrestleMania con il titolo e poi non so cosa fare, magari via contro Bianca a WrestleMania, però diciamo penso che Bianca a questo punto arrivi a WrestleMania con il titolo, magari, non so, secondo me, vediamo che coinvolgimento ci sarà anche da parte di Zucchero & Co. per questo match, però ripeto, non penso che si confermerà Bianca, anche se, ripeto, le ultime puntate hanno fatto salire la percentuale, a mio avviso, di Alexa Bliss, quindi non mi sorprenderebbe una sua vittoria. Cioè, rispetto a un paio di settimane fa, ora non mi sorprenderebbe. Un paio di settimane fa ti avrei detto sicuramente Bianca. Vedremo, vedremo. Ora, terzo pronostico, quello secondo me è il match. Possibilmente possiamo chiamarlo il più scontato. Diciamo, non sappiamo la dinamica, però probabilmente, diciamo, il risultato sappiamo tutti più o meno come andrà, ovvero Roman Reigns contro Kevin Owens per il titolo unificato. Universale WWE, vabbè, vado subito con il mio. Ripeto, non penso che Roman Reigns perda fino a WrestleMania. Quindi vado con Roman Reigns. La cosa interessante è vedere quale sarà il coinvolgimento di Sami Zayn. Questo fantomatico test, diciamo, sarà appunto durante il match o durante la Royal Rumble. Io dico che sarà durante il match e durante la Royal Rumble, secondo me sarà un doppio test per Sami Zayn. Vado con Cricket, prima ti ho interrotto, diciamo, ti ho interrotto, quindi vado con, inizio con te. Che ne pensi? Ci mancherebbe. Ma io azzardo un Owens per squalifica. Quindi sostanzialmente nessun cambio di titolo. Però vittoria Owens per squalifica. Fabio? Sì, come dicevi tu, qua l'esito è abbastanza scontato, cioè uscirà Roman Reigns con la cintura. Alla vita, l'ipotesi della squalifica sinceramente non l'avevo considerata. È vero che se ciò dovesse accadere potrebbe essere determinata in modo da Sami Zayn, quindi sarebbe un scenario che si inserirebbe bene in tutta la storia che ci stanno raccontando, che abbiamo provato ad analizzare inizio puntata. Io invece vado più sul classico e dico una vittoria di Roman Reigns, ma mi immagino spero con un Owens protetto il più possibile, perché insomma, giocarsi male Owens in questo momento è criminale. Eddie? Ma io vado ovviamente per la vittoria di Roman Reigns. Secondo me potrebbe anche esserci poi un intervento di Sami in un modo o nell'altro che comunque faccia continuare la storyline con Roman anche per prospettive future, però comunque qui il match lo vedo abbastanza scontato. Stefano? Ma vittoria di Roman Reigns, non ci sono dubbi. Come avete detto voi, bisogna vedere come verrà coinvolto Zayn e aggiungo, bisogna vedere dove sarà collocato il match nella card, perché se casomai potesse essere collocato nel main event, non mi sorprenderebbe vedere un ritorno grosso, o The Rock, o come si è vociferato nelle ultime ore, Stone Cold. Perché secondo me, di solito quando un match singolo chiude il pay-per-view della Royal Rumble, succede sempre qualcosa di importante. Quindi vediamo. Il mio interesse è più verso sì, Sami Zayn, ma anche la collocazione del match. No, veramente abbiamo bisogno di The Rock, di Stone Cold Steve Austin, perdonatemi. Vabbè, io mi baso solamente sulle voci. Cioè, Stone Sì, Cold non avrebbe lo so. tanto senso. No, Vediamo ma non The avrebbe Rock. nessuno proprio. Io non sono un grande fan del Royal Rumble, che non hanno la Royal Rumble come main event. Io non lo farei, onestamente, però No, neanche io.
E che tra l'altro l'ultima volta che non ci fu la Rumble come main event c'era proprio The Rock che vinse il titolo. Però andiamo 10 anni fa. Era il match contro, qual era? Il match contro Con CM Punk? Punk. Il match contro Punk, giusto? No, secondo me questo match sarà o pre-Rumble, quindi il penultimo della card, oppure l'opener. Io andrei più per l'opener, onestamente. Secondo me sarà l'opener. Io azzardo opener. Perché l'anno scorso Roman Reigns era stato l'opener, se non sbaglio, e la Rumble pay-per-view e il main event, mentre 2 anni fa sempre Roman contro Kevin, sempre la Royal Rumble, quella volta era stato il pre-Rumble, quindi il penultimo match, però il main event è sempre stata la Rumble. Per me la Rumble femminile è come la tradizione apre. Ovviamente O apre o è il secondo di solito. Io farei Roman, Royal Rumble femminile, Pitch Black e poi il match Bianca contro Alexa e la Royal Rumble, che io Bianca la contro farei così Alexa la card. ci sarebbe ci come può opener. stare, sì. Io vedo Dipende anche se intendono usare i membri della Bloodline nella Royal Rumble. In quel caso allora ci sta come opener. Esatto, anche ripeto, normalmente l'opener è qualcosa che ti deve caricare, no? Con tutto il rispetto per Bianca contro Alexa, io non ce lo vedo come opener. L'opener è qualcosa che ti deve caricare. Secondo me questo match andrà come opener, però vabbè, vedremo. Però Anche siamo più o meno. perché poi potresti sfruttare, scusa, quello che succede nell'opener lo potresti poi sfruttare nella Rumble, creare un collegamento. Esatto. Quindi sono assolutamente diciamo, di questo avviso. E ripeto, come diceva poi giustamente Chris, poi diciamo quelli della Bloodline devono anche partecipare alla Rumble, ha senso diciamo che questo match vada come primo. E parlando di Rumble, appunto, iniziamo da quella femminile, non per mancanza di rispetto per le donne, però diciamo quello maschile c'ha probabilmente più ciccia, insomma. Però Royal Rumble femminile. Ci sono vari candidati, secondo me. Ci sono due candidate, secondo me. Una è quella, diciamo, che probabilmente si pensava già dall'anno scorso, ovvero Becky Lynch, e l'altra è l'outsider, come giustamente sottolinea Boys and Gamers, la nostra, la Mami, insomma, Rhea Ripley, che secondo me nelle ultime settimane ha aumentato le sue percentuali, e tra l'altro, secondo me, un match fra Bianca e Rhea Ripley non mi dispiacerebbe. Quindi io onestamente cambio un po' idea e vado con Rhea Ripley come vincitrice della Royal Rumble. Partiamo da Eddie stavolta. Eddie, che ne pensi? Sì, io concordo con te, secondo me Ria è la favorita. Lascio un piccolo spiraglio a Becky, perché comunque quando c'è Becky, insomma, è sempre giusto darle qualche percentuale, ma tolto loro due, insomma, le altre le vedo onestamente non, nettamente sfavorite, ecco. Non vedo altre grosse superstar che possono poi andare a sfidare una campionessa a WrestleMania. Io brancolo abbastanza nel buio perché comunque Ria mi sembra un po' troppo scontato per essere veramente plausibile, però dico anch'io Ria a questo punto perché in alternativa non saprei che altro dire. Stefano? Io vado con 60% Ria, cioè favorita Ria, subito dopo Becky. Outsider dico Liv Morgan, perché comunque la stanno spingendo tanto, come lei che vuole fare iniziare dal numero uno, e magari lei potrebbe anche fare molto bene. Tra l'altro non mi è piaciuta tanto la costruzione della Rumble femminile, più che altro perché ci sono ancora tipo 2/3 delle partecipanti da annunciare, però alla fine sappiamo come accadrà, sarà un ritorno dopo l'altro di vecchie glorie. Sì, molte saranno NXT leggende, anche, diciamo così, sì. diciamo, le varie Esatto. Kelly Michelle McCool, che ogni anno Michelle McCool si sì, è Molly immancabile. Holly. Fabio?
Secondo me è molto incerto, che normalmente è una cosa positiva, nel senso che alla fine, no, quando è incerto sei più interessato a guardare, a volte può essere una cosa negativa, in questo caso forse non c'è stata una costruzione molto attenta e quindi può non essere veramente un fattore positivo. Io mi sento di dire che le ultime quattro dovrebbero essere Becky Bailey. Poi ci metto Ria e ci metto Raquel Rodriguez. Dico, alla fine mi accodo a voi su Ria Ripley, però Raquel Rodriguez potrebbe essere un po' la sorpresa. Io non so, Raquel Rodriguez potrebbe essere una sorpresa, però secondo me non c'è abbastanza tempo per costruirla bene. A parte che l'hai fatta praticamente perdere pulito contro Ronda Rousey tipo 2 settimane fa. Certo, il pubblico non se lo ricorda praticamente, quindi, però non so, secondo me non c'è tempo per Raquel Rodriguez. Però, ripeto, magari l'anno prossimo si può, diciamo, fare di più. Secondo me le Sì. ultime quattro saranno Becky, Rhea, Liv Morgan. Non credo che la nostra Pamelona arrivi fino alle ultime quattro. Secondo me no. Secondo me no. Sarà tipo qualche, diciamo, qualche leggenda, che so, non so se tipo Lita o... Lita l'hai già fatto l'anno scorso, forse, Sapete però... che non sarei sorpreso se una delle Damage Control prendesse diciamo, il record in negativo della persona che rimane di meno durante la Royal Rumble, non record assoluto, dico durante il match. Se Adam dice Naomi che entra col 30, può essere che Naomi sia uno dei Giusto per ritorni. spegnere l'entusiasmo. Esatto, diciamo, giusto per prendere. Tra Boys and Gamers diceva: vi aspettate debutti da NXT? Forse, oddio, non vedo nessuna in grado, secondo me, di interesse. Forse solo Alba Fire? Abba Forse. Forse. Tra l'altro, non so se era un fake, però Magari credo che era avevo. toxic. Avevo visto tipo una foto che si era trapelata una mezza lista, però mi sembra un po' farlocca, onestamente, quindi non so se la prendere per intero, che appunto vedeva Alba Fire tra le protagoniste della Rumble, però vedremo. Secondo me mi sembra l'unica pronta, insomma, l'unica, diciamo, che può fare la differenza. Lei Zoe Stark magari, se proprio, però credo che Zoe Stark verrebbe accolto un po' dallo sticazzi generale, un po'. Non che Alba Fire non verrebbe accolta dallo sticazzi, però sai, comunque. Chelsea Già, Green. Chelsea Green già non è più NXT e secondo me tornerà sicuramente alla Royal Rumble, quindi visto che, diciamo, ce l'hanno lì già bella che è pronta, insomma, però vedremo, non so. Dunque, passiamo, diciamo, quella abbiamo detto e chiudiamo con, diciamo, la ciccia, insomma, ovvero la Royal Rumble maschile. Abbiamo già detto ci sono, a mio avviso, tre candidati, diciamo, cioè, facciamo, ci sono i tre candidati, cioè il candidato, quello che diamo per scontato, insomma, diciamo, che è Cody. Poi c'è il candidato del Dream Match, che è The Rock, e poi c'è il candidato del cuore, insomma, che è Sami Zayn, insomma. Io continuo a essere con il candidato dello scontato, insomma, con Cody Rhodes. Io continuo ad andare su Cody Rhodes. Però, ripeto, secondo me le percentuali di Sami Zayn si sono molto alzate nelle ultime settimane. The Rock è la variabile impazzita. Che ne pensate? Facciamo innanzitutto gli ultimi quattro, che secondo me, ripeto, saranno Cody Rhodes. Sami Zayn sicuramente arriva fra gli ultimi quattro. Uno degli Usos, possibilmente Jay, probabilmente Jay. E poi, boh, non lo so, il quarto Rollins. magari, che so, un Edge o un Rollins. Magari Rollins, Rollins sì, magari per preferirei. ripercorrere la faida con Cody. Sì, ci può stare, ci può stare. Stefano, visto che stai parlando tu, vai. Allora, oh, Turno. è uscito. Ok. Allora, io dico Cody, perché comunque questi promo di Cody mi sembrano molto alla Triple H del 2002, ovvero quel grande ritorno dopo l'infortunio, eccetera. Però subito dietro metto Sami Zayn, perché comunque appunto, la scelta del cuore.
Personalmente non so se metterei Sami Zayn come ultimo, ultimo eliminato nel caso di vittoria di Cody, perché c'è il rischio che magari il pubblico poi non potrebbe anche fischiare Cody, perché comunque Zayn, se lo metti all'ultimo, deve vincere, secondo me il pubblico si schiererà dalla sua parte. Quindi Sami Zayn, secondo me gli ultimi quattro saranno Cody, Sami, Seth Rollins e solo Sikoa. Secondo me solo Sikoa, poi elimina Sami Zayn, poi Cody e Seth eliminano solo, e se la giocano Cody e Seth alla fine, perché alla fine se fai vincere Cody almeno non metti Sami Zayn come ultimo partecipante, lo fai eliminare da solo Sikoa e metti un'ulteriore strata a questa storia della Bloodline. Quindi io dico Cody. Eddie? The Rock, aspetta, The Rock non lo considero più caldo, perché non lo farei mettere nella Rumble tutto qua. Però secondo me potrebbe anche apparire. Prima di passare la parola a Eddie, volevo, sotto questo commento di Zenith, come prima, quello, sì. Dicevo come prima, magari... No. Però è Cody, sai, non è che dici è un... Secondo me non viene accolto allo stesso modo. No, vero, però Sami Zayn è talmente amato in questo momento che anche uno forte come Cody da face potrebbe un pochino risentire, cioè non penso che il pubblico si rivolterà contro lui, però abbiamo l'esempio del 2015 che anche uno stramato come The Rock è arrivato e si è preso i fischi. Eddie? Ma anch'io vado su Cody, anche se comunque c'è la suggestione Sami Zayn, cioè fino a ieri avrei detto 100% Cody, dopo Raw io qualche percentuale in più a Sami Zayn gliela do, perché comunque come storyline insomma sarebbe centratissimo, perché comunque stanno facendo vedere, no, questa scalata alla Bloodline di Sami Zayn, quindi quale modo migliore per se non affrontare Roman Reigns. Però come ha detto Stefano, potrebbe esserci questa cosa che magari viene eliminato da un membro interno della Bloodline, solo Sikoa è il più papabile in questo senso, e a quel punto sì, io penso che vada a vincere Cody e vediamo poi se faranno il match per tutti e due i titoli, oppure faranno questo Roman che difende un titolo la notte 1, un titolo la notte 2, e poi in quel caso bisognerebbe trovare, ecco, un altro sfidante. Però per la Rumble dico Cody, dai. Cree? Mannaggia, mi metto in crisi. Vabbè, senti, io seguo il neurone bruciato e resto fedele al mio sorone, solo Sikoa come vincitore, che elimina per ultimo Sami Zayn. Interessante. Però poi non so, cioè io capisco, diciamo, il tuo amore per solo Sikoa, però poi come la gestisci con Roman? Ovvio, gli va contro e cerca di prendersi il titolo. Non lo farei adesso, onestamente, non lo farei adesso. No, però so che i tempi non sono maturi, infatti mi sono trovata anche a dirlo che i tempi non sono maturi. Però se posso dirlo, piuttosto che vedere Cody, e purtroppo non è colpa sua se si è infortunato, però così dal nulla che si costruisce questa occasione non mi sembra giusto, ecco. Invece diciamo che nel caso in cui vincesse solo Sikoa, tutto sarebbe quella che io chiamo quadratura del cerchio. Perché? Perché lui ha debuttato, è sempre stato fin dal suo debutto l'ombra di Roman Reigns, il suo braccio armato, quello che gli toglie le castagne dal fuoco, e non sarebbe una brutta cosa se il dominio della Bloodline finisse con questa estrema rottura interna. E poi che faresti? Gireresti solo Sikoa a face? No, ma perché? Tanto Roman se perde i titoli se ne va in prepensionamento, comunque si fa una lunga vacanza. Heyman rimane libero, Heyman è perfetto per una figura come solo. Fabio?
Allora, io dico che gli ultimi quattro sono Cody, Solo Sikoa, Jay e Sami Zayn. E dico che in tre eliminano Cody, dopodiché Sami Zayn elimina i due della Bloodline. Io sognare non costa niente, giusto? No, no, chiaramente. Io continuo a pensare che sia l'unico che hai costruito per vincere, diciamo, per togliere il Roman. Cody lo puoi costruire bene, facilmente, perché comunque la storia ce l'hai già un po' pronta, però questi 6 mesi di stop, secondo me pesano un po'. C'è anche una possibilità Seth Rollins, che infatti secondo me potrebbe starci negli ultimi quattro, però anche lì sarebbe un po' qualcosa che... Io vedo le altre scelte rispetto a Zayn le vedo forzate, nonostante sia abbastanza convinto come voi che non sia Sami Zayn la prima scelta, però voglio sperare che un po' anche la reazione del pubblico, il modo in cui la storia sta andando avanti, possa portare la dirigenza a prendere questa strada qua. Io ripeto, è un po' un mezzo sogno, però sto vedendo qualche segnale che mi dice forse proprio un sogno e basta, non lo è. Interessanti, interessanti tutte le teorie, vedremo insomma cosa succederà. Sicuramente il clima di incertezza che appunto gira intorno a questa Royal Rumble sicuramente ci farà stare svegli volentieri la notte di, diciamo, di questo sabato. Vedremo chi di noi, martedì prossimo, vedremo chi di noi ha azzeccato di più, insomma. Spero che abbiate preso appunti, insomma, per i pronostici. Ripeto, secondo me sarà un bel evento, sarà un evento molto positivo, anche a livello di wrestling dovrebbe esserci dell'ottimo lottato, a parte probabilmente per i Wyatt e LA Knight, però in generale dovrebbe essere un buon lottato. Bisogna riscattarsi dalla brutta Royal Rumble dell'anno scorso. Sicuramente, diciamo, fare peggio dell'anno scorso credo sia impossibile, insomma. Non fate entrare Shane McMahon nell'arena. Esatto, vabbè, penso sia ben lontano. E non fate nemmeno entrare Vince McMahon nell'arena. Comunque, record di eliminazioni Omos, le fa sicuro. Oddio, io spero che venga eliminato subito, cioè proprio istantaneamente, la classica scena dei 10 che si Almeno accordano una per eliminare decina ne Roman. deve eliminare. Oddio. Io spero che se c'è Brock Lesnar nella Rumble, che usi la ruspa. Sarebbe bellissimo. Sul ring, la ruspa sul ring. No, scherzo. Va bene, dunque, direi che abbiamo terminato. Siamo andati belli lunghi questa settimana. Diciamo, c'era molto da parlare. Guarda, siamo quasi alla durata di una puntata di Raw. Esatto. Tra l'altro, Fabio, quando diceva, i primi 50 minuti sono stati occupati da solo dalla Bloodline e dal match di tag, noi facevamo anche 50 minuti di diretta, quindi era proprio bello. Non so se l'avete notato, insomma. Bene, dunque, io direi che non c'è altro. Siamo andati, ripeto, abbastanza lunghi. L'appuntamento con il Big Red Machine, ovviamente, per la settimana prossima. Gli appuntamenti con Open Wrestling TV copriranno ovviamente tutta la settimana, incluso la Royal Rumble. Non so se ci sarà una live Sì, dei c'è il Reaction, Social probabilmente Shock c'è. di Dario. Ah, Sì, la perfetto, fa quindi Dario. c'è anche la live reaction di Open Wrestling TV, a cui siete ovviamente tutti invitati. A me non resta che ringraziare ovviamente Fabio per aver condotto gran parte di questa diretta. Grazie Fabio, buona serata. Grazie a voi, a tutti, a chi ci ha seguito, ad Adri per l'opportunità e ovviamente a tutti gli altri ospiti che tu adesso saluterai. Ovviamente. Ringraziamo Cree che ha, diciamo, creato i banner e ha impostato, diciamo, la puntata per noi. Grazie Cree, buona serata. Grazie a voi, buona serata e buona rambola a tutti. Ringrazio anche il nostro Eddie, grazie, ben tornato, buon trovato e alla prossima.
Grazie a voi e a tutti quelli che ci hanno seguito. Alla prossima. E ultimo, ma non per importanza, come sempre, Stefano Boero, rete. Grazie Stefano, alla Grazie. prossima. Grazie che ci hai seguito per queste 2 ore, grazie a tutti voi e vi auguro una buona Royal Rumble perché inizia la Road to WrestleMania, il miglior periodo dell'anno. Esatto. Ringrazio ovviamente, mi aggiungo ai miei compagni d'avventura ringraziando tutti coloro che sono in chat e ci hanno seguito per queste 2 ore quasi e mezza. L'appuntamento con il Big Red Machine per la prossima settimana. Ciao a tutti. Ciao!